Cuori nerazzurri, una buona sera dallo Stadio Olimpico di Roma, dove alla presenza del Presidente del Senato, che fa le funzioni del Capo dello Stato, che non poteva essere presente, in campo Inter e Roma. Abbiamo appena ascoltato l'inno nazionale suonato dalla banda dei Carabinieri, in uno stadio che è parzialmente gremito, diciamo un riempimento all'80% di sostenitori giallorossi, al 5% di sostenitori nerazzurri, al 15% vuoto, perché le cose sono andate in una maniera un po' particolare. Così come in maniera un po' particolare e assolutamente scorretta hanno fatto partire l'inno della Roma, e non siamo in casa loro. Ed è stata veramente una cosa penosa, perdonatemi, perché è una gara in un campo neutro e far partire l'inno della Roma, che ha dato là poi a un coro di tutto lo stadio, l'abbiamo trovato veramente un po' come quelli che mandano gli spruzzini in campo per impedire di festeggiare. Ecco, il livello siamo più o meno lì. E allora, formazione in campo di Inter e Roma, con i ragazzi che si schierano con un 4-4-2 a rombo o a diamante, come mi piace dire, con Giulione fra i pali, mai concordano Materazzi, Chivo in difesa, Pupi, Cucciu, Thiago e Wesley in centrocampo, e Toe Milito in attacco, la panchina con Toldo, Dechi, Munta, Mariga, Samuel, Pandev e Mario. Inter in maglia nerazzurra, Roma in maglia giallorossa, senza capitan Totti, scelta tattica di Claudio Ranieri, lo lascia in panchina, mette Toni, Torre là in attacco, e allora Giulio Sergio è il portiere, Burdisso terzino destro, Mexes, Juan e Rise i quattro della difesa, De Rossi e Pizzarro i due mediani, Taddei, Perrotta, Vucinic e Toni i quattro dell'attacco, la loro panchina con il Romino Lobont portiere di riserva, poi Totti, Motta, Marco Motta, Giulio Battista, Tonetto, Brighi e Venezia. L'arbitro signor Nicola Rizzoli di Bologna, Maggiani di Liberatore, due assistenti, Romeo è il quarto uomo. Finale di Team Cup, l'Inter vi è arrivata eliminando Livorno, Juventus e Fiorentina, cammino un pochettino più agevole per i giallorossi, che durante il loro percorso hanno affrontato squadre decisamente di minor profilo come Triestina, Catania e Udinese. È iniziata intanto la partita con subito un lancio in profondità, la palla recuperata dal francese Mexes, Pizzarro, circolazione orizzontale del pallone per Burdisso, Wesley va in anticipo e si prende un calcione, se ne parte Christian Kivu sulla sinistra con Wesley, Snyder dolorante a terra, palla fuori, la butta Thiago Motta per favorire l'intervento dei sanitari, perché ha preso immediatamente un calcione da Niki Burdisso, Wesley Snyder. L'arbitro deve intervenire, eccola qua l'entrata, guarda, guarda che entrata che fa Burdisso a gamba alta, non sanzionata da Rizzoli perché probabilmente ha dato una regola del vantaggio, ma un'entrata decisamente tosta ai danni di Snyder, che si prende una tacchettata violenta sulla coscia da parte di Burdisso. Vediamo se Nicolas va quantomeno a chiedere scusa. E si alza subito dalla panca Goran Pandev, si inizia a riscaldare Goran Pandev per... Ah no, Dechi inizia a riscaldarsi Dechi dalla panchina, perché bisogna capire se ci sono le condizioni per Wesley di riprendere o meno la partita. Un impatto violentissimo con Niki Burdisso. Gioco fermo perché Barella, macchinina in campo, Rizzoli anche il quarto uomo Romeo accanto a Snyder, in dubbio fino all'ultimo, poi recuperato, deve uscire zoppicando, vediamo se è in condizioni di poter rientrare, mi sembra che abbia e si rimette a terra, ancora sdraiato a terra, si alza anche Balotelli, attenzione, si alza anche Balotelli con Wesley ai box, Inter in 10, vediamo se ci rendono palla perché l'avevamo noi la palla. Thiago Motta ha lanciato un pallone all'insegna del la lasciamo a voi,
Palla che viene giocata adesso centralmente da De Rossi, capitano, che quest'oggi vista l'assenza di Totti. Si scaldano Balotelli e Stankovic. Avanza Pierrotta. Inter in 10 uomini. Dov'è la notizia, direte voi? No, però non hanno espulso nessuno. C'è soltanto l'infortunio a Sneijder, che è ai box. Palla dentro, il pallone a cercare l'inserimento di Vucinic, con la palla che termina a fondo campo. Si partirà con una rimessa di Giulione, che è in bianco quest'oggi, la Chiappasogni. E vediamo se Wesley ce la fa. Abbondante fasciatura alla coscia destra e prova a rientrare. Vediamo. Mi sembra di aver intuito un I try. Ci provo. Una abrasione all'altezza. Zoppica però, guarda come zoppica. Tanto recuperiamo, la palla va in out, rimessa a nostro favore sul fronte opposto. Si gioca da 3 minuti, 0-0. No, ha chiesto il cambio. Ha chiesto il cambio Sneijder, si ferma, ha chiesto il cambio. E sarà Mario Balotelli ad entrare. Sta parlando José Mourinho con Mario Balotelli. Ha chiesto il cambio Sneijder, ha provato ad entrare in campo. Ha preso un colpo secco, violentissimo. Cambio, sta facendo cenni alla panca, non è inquadrato, ma noi da qua lo possiamo vedere bene. Ha fatto cenno alla panchina. Resisto fino a quando è pronto il cambio e poi sarà Mario ad entrare. Burdisso gli va adesso a dire qualcosa, ma Wesley non è molto contento di questa entrata che gli ha aperto una coscia. Palla che viene giocata da Thiago lateralmente per Cristian Chivo. Inter che temporeggia, non ce la fa a camminare. Cambia, dice. Chiede il cambio, subito la profondità a cercare Milito con Mexes che lo contrasta. Palla che va in out, c'è rimessa con le mani in favore della Roma. Inter che deve fare, dopo praticamente alla prima entrata, avevamo detto alla prima entrata, Sneijder si ributta a terra e chiede il cambio adesso. Rivediamola questa entrata con Burdisso che alza il piede e lo va a colpire in piena coscia. Non ce la faccio, ecco, vedete che quello che vi raccontavo prima adesso viene riproposto anche dalla regia. Non ce la faccio. Niente da fare per Wesley. Entra Mario Balotelli che sarà in campo dal quinto minuto con Sneijder, che ha qualcosa da dire ai giocatori della Roma e deve zoppicando lasciare il terreno di gioco. Tegola in casa Inter, fuori Wesley Sneijder che esce zoppicando e deve lasciare il campo di gioco. Un infortunio importante, perché è un giocatore importante Wesley. E allora passiamo al 4-3-3, anche se anche con Sneijder era 4-3-3, con Wesley che però partiva largo da sinistra, quindi non è cambiato il modulo nerazzurro. Il dubbio di José Mourinho, prima ha fatto scaldare Decchi, poi ci ha ripensato, ha detto metto Mario in campo con Eto'o a destra, Milito centrale, avanza Mexes, lo viene ad ostacolare, cerca una giocata veloce Taddei e c'è un fallo fischiato a Materazzi e danni di Toni. Protesta Matrix con il signor Rizzoli. Secondo l'arbitro, non commettiamo ingenuità, vedete che viene sgambettato. L'arbitro però dice che prima ha fatto fallo Materazzi e poi c'è stato lo sgambetto di Luca Toni. Non è d'accordo Matrix. Ricordiamo che alcuni giocatori della Roma hanno avuto un atteggiamento poco urbano nella partita di campionato vinta dai giallorossi per 2-1, soprattutto nella parte conclusiva della gara. Giulio Cesar piazza una barriera perché potrebbe esserci anche il tentativo di tiro diretto da parte di Mirko Vucinic. Punizione dalla tre quarti di destra con Mourinho che si sgola per andare a cambiare la posizione in campo. Parte Vucinic, cross morbido, c'è la testa del gigante Matrix che allontana. Palla che va in out, rimessa con le mani. Inter che gioca e ha già dovuto fare un cambio dopo solo 6 minuti di gioco. Ha dovuto lasciare il terreno Wesley Sneijder perché un'entrata di Burdisso, che gli è entrato di piede coi tacchetti sulla coscia, ha lasciato un segno sulla gamba di Wesley che zoppicando ha provato a rientrare ma non ce l'ha fatta, ha dovuto lasciare il rettangolo di gioco. Al suo posto è entrato Mario Balotelli. Palla intanto che viene recuperata da noi con una azione di disturbo da parte dei
giallorossi. Ripartiamo con il Colosso sul binario destro, attenzione, avanza Maicon, profondità immediata a cercare il principe Juan, quello di Bim Bum Bam, riesce a recuperare il pallone, in realtà se era quello di Bim Bum Bam questa palla non la vedeva. Recuperiamo noi a centrocampo con il capitano Cucciu, attaccato irregolarmente da Toni e l'arbitro deve dare subito una maniglia a Luca Toni, che è stato molto scorretto anche nella gara di campionato, glielo va a ricordare, ma giusto un filo il Cucciu. Si riparte con un calcio di punizione che viene battuto da Ivan Ramiro, che gioca la palla all'indietro per Materazzi, palla lanciata lunga in maniera imprecisa, recupera il pallone adesso la Roma con De Rossi e Pizzarro, i due motori della manovra giallorossa. Palla che viene giocata da De Rossi su Mexes, attaccato dal principe, batte lungo Toni, anticipato da Materazzi, palla che si impenna, c'è l'intervento di Balotelli su Muntari, poi Burdisso vince il duello, carica il destro, il cross troppo profondo, Vucinic sfiora il pallone di testa sul disturbino da parte di Maicon, si riparte con una rimessa da fondo per Giulio Cesar. Uno stadio che è gremito, dicevamo, soprattutto di popolo giallorosso, tutti venduti la parte di biglietti destinata ai tifosi della Roma, invece difficoltà purtroppo per i tifosi nerazzurri nell'acquistare i biglietti del settore, che era identico come dimensioni. Viene fischiata un'irregolarità a Thiago Motta, si riparte con un gioco molto frammentato in questa parte iniziale, nei primi 8 minuti, primi 9 minuti di gioco, molte interruzioni e poi una sospensione di gara per almeno un paio di minuti per il doppio soccorso a Wesley Sneijder, che poi ha dovuto lasciare il terreno di gioco. Palla che viene giocata da De Rossi, Mexes avanza, palla al piede, lo va a contrastare Cambiasso e c'è l'errore, allora Maicon che recupera la palla, cerca trova la collaborazione di Balotelli che si allunga troppo la sfera, Mexes lo rimpalla e riparte la Roma con De Rossi. Vucinic largo sulla sinistra, palla per Toni, centralmente Vucinic prova lo sfondamento per linee centrali, non ce la fanno, poi la palla è recuperata ancora da De Rossi, il tocco all'indietro per Perrotta, all'indietro ancora per Burdisso, Mario va su di lui, palla in avanti, l'anticipo di Chivu, palla recuperata però, il dai e vai, De Rossi, Taddei può andare al cross, palla dentro e arriva Giulione in anticipo su Luca Toni, un Inter che va in anticipo e su una palla anticipata e persa scatta immediatamente una superiorità sulla destra che Taddei cerca di sfruttare con un cross immediato, bravo Giulione nell'uscita, lancio lungo in zona Mario, Mexes lo anticipa, Perrotta con il petto per Pizzarro, mette palla a terra il cileno, recupera Thiago Motta e ripartiamo con un'azione affidata a Samuel Eto'o, attacca lo spazio il principe, Eto'o cerca di andarsene, scambia con Thiago, il tocco per Pupi, capitano che può avanzare, lo va a contrastare De Rossi, il tocco di Eto'o all'indietro per Thiago Motta, Inter che cerca l'azione articolata, Balotelli, attenzione che arrivano in due, parte da solo, prova ad andare, lo contrastano, gli portano via Pulito il pallone, riparte la Roma con Toni, palla toccata all'indietro, si intromette Pupi e recupera, numero del capitano, il capitano, e ripartiamo, profondità per Eto'o, lo va a contrastare Juan, lo punta al Re Leone, gioco di gambe, rimpalla la difesa giallorossa, recupera Vucinic, riparte gara con ancora non un padrone, grande Cucciu che ruba palla, è ancora innescato Eto'o, attenzione a centrare, c'è Milito, arriva anche Balotelli, palla dentro, Maicon guadagna il tiro e il corner per noi, la prima parata della gara la fa Giulio Sergio al minuto 11, la percussione di Maicon su assist di Samuel Eto'o, bellissima la percussione nerazzurra e bravo però Giulio Sergio a chiudere, poteva anche metterla in mezzo da quella posizione, così non è stato, ha tentato il tiro diretto, ha chiuso bene, intanto rivediamo come Cambiasso ipnotizza Mirko Vucinic, dalla bandierina di destra c'è il Colosso pronto a battere, è 0-0 all'Olimpico, finale di Team Cup, primo trofeo della stagione, parte la traiettoria, palla dentro con i pugni, Giulio Sergio, palla con l'elastico per Maicon, la rimette giù, può ricorsare ancora una volta, nuova traiettoria, ancora al centro, il colpo di testa di Thiago, la palla va alta, mentre però rimane dolorante a terra per aver preso un colpo ai reni, e anche Giulio Sergio è andato a sbattere da qualche parte, vediamo se c'è bisogno di un intervento nuovo dei sanitari, rivediamola questa giocata,
forse è caduto male, ha preso una gomitata, ha preso un colpo di gomito di De Rossi. Thiago Motta che si può rialzare, ma il suo colpo di testa è stato un colpo di testa efficace nella scelta del tempo, non nella misura della giocata, e quindi si riparte con una rimessa da fondo affidata al portiere brasiliano della Roma, la sua seconda presenza in Coppa Italia, diventato titolare, come dice Baglioni, strada facendo, non certo ad inizio stagione. Palla che viene giocata in avanti, c'è l'intervento irregolare fischiato da Rizzoli di Maicon su Vucinic, calcio di punizione che la Roma può andare a battere sulla sinistra con Riise, che ha scoperto solo recentemente avere un fratello gemello che gioca nel Fulham. Palla che viene giocata in avanti, forse non è gemello ma è fratello comunque. Recuperiamo il pallone con Thiago Motta, palla per Balotelli, brutto fallo di Burdisso, una mariglia qua, diamoglielo un giallo! Oh! Ammonizione per Burdisso al minuto 13. Ha fatto un'entrata veramente scomposta, prima l'ha fatta e qua gli ha dato un colpo secco. Ci sarà più gusto per Mario a fargli due tunnel e andare in porta. Vai Mario, vai Marietto. Calcio di punizione con Matrix, pronto a battere, cambia corto con Chivu che gli rende sfera, il lob in avanti per Balotelli, Burdisso lo spinge, l'arbitro gli dice alzati, tiene palla Milito, non c'è nessuno al centro, parte il cross a rimorchio, non c'è nessuno, e allora è De Rossi che recupera il limite dell'area, Riise lo va a attaccare Eto, era l'uomo più avanzato Milito e quindi il suo cross l'ha messo verso l'interno, cioè all'indietro, tanto è Ramiro in anticipo su Luca Toni con la palla che va in tribuna, ma per quanto l'abbia messo indietro non è arrivato nessuno dei noti. Attenzione a questa percussione della Roma con Toni che prova lo sfondamento dal lato di destra, si butta a terra e poi scivola, attenzione Materazzi, recupera la palla ancora Toni, prova la percussione, c'è il capitano che va e esce recuperando il pallone con una giocata delle sue, se ne va in slalom, vince un uomo, un terzo, un secondo, il quarto, messo giù e protesta, ripartiamo però sulla sinistra con Thiago, palla per Mario, grande capitano, Balotelli punta Burdisso, attenzione Milito, chiama l'1-2, si gira, in questo caso è bravo Taddei che poi commette fallo, lo fa Milito il fallo ai danni di Taddei, ai limiti, perché Taddei qua perde il tempo, poi vedete che si strattonano, vede solo il colpo finale, quello di Milito, non l'ostruzione che ha fatto il brasiliano ai danni del Principe. Calcio di punizione soprattutto con la Roma che giostra con De Rossi sulla laterale per Juan, la gioca bassa su Pizzarro, lo va a prendere Thiago Motta, verticale, movimento di Perrotta, e lui quello mobile che deve creare la superiorità, ecco Vucinic, largo sulla sinistra Cerise, Vucinic prova ad andare da solo, c'è il Cucciu, il capitano, attenzione De Rossi, arriva Thiago Motta, anzi Perrotta, il destro di De Rossi, una palla smorzata che va a fondo campo, non è corner, forse avevano timidamente reclamato, regia che ritorna su Burdisso alla sua quinta presenza in Coppa Italia in maglia giallorossa, la sua prima stagione, arrivato in prestito dall'Inter a Roma, e la prima cosa che ha fatto sono state un'entrata con piedone a martello sulla coscia di Wesley Sneijder e poi un'altra entrata brutta che gli è costato il giallo su Mario Balotelli. Palla troppo alta per Milito, cerca di agganciare, si libera di Riise ma non di McSess in seconda battuta, palla che sta per uscire in out, Vucinic cerca di tenerla viva e ce la fa con un gesto tecnico applaudito dal pubblico di casa. Dobbiamo dire pubblico di casa perché si gioca in casa della Roma di fatto. E tu va a rubare un buon pallone, va in azione personale, Re Leone, palla dentro, Milito, fuori gioco, c'era il gol dell'Inter, ma è irregolare la posizione del Principe sull'assist di Samuel Eto'o. Rivediamola con il ralenti, è difficilissima da vedere, anche perché corpo a corpo, anche se erano in linea, e Mourinho, guarda, il mister dice voglio vedere, e Lomino gli dice no, questo è mio, me lo sono portato da casa, non ti faccio vedere niente. Mourinho è andato subito a controllare se c'era o non c'era la posizione irregolare. Palla al limite per Vucinic, attenzione, chiamano 1-2 con Toni, ancora Vucinic, è chiuso, ci sono in tre, si butta a terra e si guadagna una punizione, esplode la rabbia dei nostri. Esplode la rabbia dei nostri perché, e qua d'altra parte c'è Cinecittà, ragazzi, c'è Cinecittà a Roma, è la culla degli
degli attori, ci sono i cascatori, è proprio una professione qua a Roma. Vedete che il contatto con Thiago Motta c'è, ma poi lui rimane in possesso palla e si lascia cadere con la gamba di richiamo, quindi non con il piede colpito, cade con l'altro, e José Mourinho, che è andato a rivedere, ha detto si è buttato. Actor Studio, lo chiameremo così anche lui. Materazzi gli sta dicendo: guarda che stai simulando, stai buono. Calcio di punizione per la Roma, Rise e Vucinic pronti a battere, situazioni di pericolissimo anche De Rossi. Ci sarà il tiro forte centrale sul dischetto, siamo oltre i 20 metri. Vediamo i battitori: De Rossi, Vucinic e Rise. Barierona chiamata dall'Inter, fischia Rizzoli, parte Rise, il suo tiro, muro, 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 Vucinic, tiro, oh oh, Tevere, 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 Tevere. E intanto c'è una mischia, e l'arbitro, c'è una mischia tra Eto'o e Vucinic, e Rizzoli chiama a sé Eto'o e gli sta dicendo, ha alzato il gomito, gli ha dato una gomitata, gli ha dato una gomitata. E allora qui stiamo parlando con uno che, rivediamola questa azione, il tiro rimpallato, attenzione, l'arbitro richiama ancora una volta a sé. Eccolo qua il colpo di Vucinic a Eto'o, non ci sta Eto'o, gli ha dato una gomitata. Thiago Motta si va subito a mettere in mezzo, richiamo del signor Rizzoli, gara difficile per lui, c'è molto nervosismo. Giulio Cesar sta andando a dire qualcosa a Cristian Chivu, tanto il gioco era fermo, là dialogavano e dissertavano, ma ha fatto bene Samuel Eto'o ad andare a richiamare Actor Studio Vucinic, che per fortuna Ranieri ha detto non dobbiamo metterla sullo scontro fisico perché loro sono più fisici di noi, per ora stanno menando solo loro. Palla che va in out, la rimessa con le mani affidata a Cristian Caschetto Chivu. Siamo sotto la panca di José Mourinho, palla servita in lungo linea per Mario, prova ad andare, Burdisso gli tocca la palla in out, è rimessa con le mani in favore della Roma. Ricordiamo che l'Inter ha perso per infortunio dopo 5 minuti Wesley Sneijder per un'entrata di questo signore inquadrato che gli è entrato con un tacchetto sulla coscia. È entrato Balotelli al suo posto, con le mani in Chivu, forza ragazzi, siamo al minuto 20, palla dentro, c'è Chiare Milito, colpo di testa di Mexes, al limite Thiago anticipato, Toni con il petto, tocca fuori per Taddei, parte in dribbling il brasiliano, buona la giocata su Toni che prova a partire in dribbling, c'è Chivu in seconda battuta, attenzione che Taddei prova ad andare a disturbare Varamiro, retropassaggio per Giulio Cesar, va anche sul portierone nerazzurro che rilancia lungo allora il pallone, palla giocata poi di testa da Mexes, recuperata da Cordoba, Pupi allarga per il colosso, avanziamo sulla destra, Inter che fa gara, attenzione a fuori gioco, sì c'è stavolta, questa volta c'è l'offside di Milito, ha messo subito in profondità ma si è fermato e in questa occasione ha visto bene di liberatore, mentre non eravamo così convinti nell'azione precedente. Vediamo, anche questo è difficile, è difficile perché Milito è sempre davanti alla, nella prospettiva dell'assistente è sempre davanti, quindi è difficile che lui riesca a vedere il giocatore giallorosso che magari è esattamente in linea con lui, perché non lo vede, perché è coperto da Milito. Questo per dare una spiegazione tecnica a chi non ha visto bene il replay, magari perché stava sorseggiando un drink. Palla di testa di Varamiro su Luca Toni, fischia il fallo Rizzoli, giocatore molto fisico. La scelta di Ranieri di mettere una torre là davanti per poi magari fare entrare Totti nel corso della partita. Toni che, ricordiamo, aprì il volto di Materazzi quando giocava con la maglia rosanera del Palermo. Toni che, ricordiamo, andò a provocare nell'ultima gara di campionato Cristian Chivu. Palla dentro, Giulione calma, recupera facile questo pallone, invitando i suoi compagni ad andare a lanciare il pallone, visto che Chivu rientrava dopo l'intervento alla testa. Non ha preso molto bene questa logica da parte di Luca Toni, il nostro difensore. Palla giocata da Thiago Motta, larga proprio per Chivu, Balotelli attaccato da Burdisso, cerca di liberarsi, gioca la palla centralmente, è il capitano che anticipa tutti, attenzione arriva al limite, scarica su Raleone, può andare al cross, è chiuso, si accentra, vede il movimento di Mario, lo serve, la palla è buona, Balotelli controlla con il sinistro, il tiro, corner, Burdisso lo mura, secondo corner, grande palla di Samuel Eto'o. Mario controlla, cerca il colpo di sinistro, si è fatto un po' i capelli alla Alvarez, quello del Bari, Mario, con questo ciuffo un po'
E qua è bravo Burdisso, bravissimo Balotelli a controllare con il corpo e cercare il sinistro a incrocio, ma sceglie il tempo bene Nicolas Burdisso. Dalla bandierina, Mario, sotto il settore, sotto lo spicchietto del popolo nerazzurro. Rimangono alti Vucinic e Taddei. Parte la rincorsa di Mario, palla sul secondo palo, Giulio Sergio con i pugni allontana, se la vanno a giocare Rise Materazzi, allontana il pallone norvegese, poi Vucinic in mezzo a due e Maicon che lo chiude mettendogli la palla in out. Attenzione che rimettono velocemente in gioco in profondità, la palla però viene gestita male, la rimessa cosa fanno? La fanno ripetere? No, gliela fa ripetere, dovrebbe essere per noi la rimessa. Vediamo cosa dice Rizzoli. Protestano i giallorossi perché vorrebbero ripetere la rimessa, perché dicono che la palla non è entrata in campo, invece è entrata in campo, la rimessa quindi diventa a nostro favore, già effettuata con Pupi che gioca per Matrix. Palla per Thiago, protagonista di un gol bellissimo mercoledì sera nella gara vinta contro la Lazio. Juan recupera il pallone, lo gioca su De Rossi, palla giocata su Pizzarro, all'indietro ancora, adesso Balotelli centrale, Milito a sinistra, si muovono le posizioni dei tre, Vucinic lo va a prendere Cuciu, chiamano due con Toni, cerca la veloce Vucinic, Maicon chiude alle spalle di tutti allontanando il pallone all'indietro verso Giulio Cesar che può rilanciare, batte lungo, palla giocata su Eto'o con Rise che lo spinge e l'arbitro comanda il calcio di punizione, fallo da parte di John Arne Riise, o John Arne Riise, John. Punizione del capitano, palla per Maicon, regia che cerca molto con una camera dedicata a José Mourinho, palla giocata dal capitano, rimpallata, Ivaramiro è in anticipo, Cuciu cerca di centrocampo, gioca il pallone lateralmente per Caschetto, ecco Kivu con Taddei che va al disturbo, Balotelli fallo su di lui, l'arbitro dice di no, dà il vantaggio, poi dal fallo di Kivu ai danni di Burdisso, non ha visto questa irregolarità, Mourinho va al limite a dire qualcosa ai suoi ragazzi. De Rossi parte gestendo il pallone con un tocco morbido per Perrotta, chiama l'1-2, De Rossi avanza, c'è il movimento di Riise, Vucinic accorcia, Riise attenzione, il capitano però che si intromette recuperando palla e tu possiamo ripartire con Maicon che se ne va sulla destra in sovrapposizione, parte con un dribbling rientrando il Re Leone, Samuel Eto'o largo sulla destra, c'è Maicon, parte con un'azione personale, va da solo, cerca di servire, non ce la fa Maicon, poi un rimpallo di Perrotta con Riise che evita il calcio d'angolo e riparte ancora l'azione dei giallorossi, peccato che non si è riuscito a far arrivare la palla Maicon perché aveva fatto bene il movimento, Toni, anzi Vucinic parte con un dribbling, attenzione superiorità numerica, 3 contro 2, pericolo, palla dentro, attenzione l'uomo solo al centro dell'area, Taddei, c'è Giulione che anticipa Luca Toni, pericolo, qua erano riusciti ad andare con un 3 contro 2, ci avevano preso lo spazio giusto con un rimpallo in partenza, però intanto il rimpallo l'aveva favorito, erano andati dentro loro, Thiago Motta recupera il pallone con apertura per Maicon, Maicon si ferma, scambia ancora con Thiago che prova ad avanzare con l'azione personale, si ferma, lo contrastano, cade a terra prendendo un colpo, l'abito dalla punizione, ha preso un calcione da parte di Perrotta, Perrotta è un altro di quelli che ha fatto un po' il furbo nell'ultima gara di campionato, vanno a fare scudo, Eto'o è avvelenatissimo, c'è un Eto'o concentratissimo, eccola qua l'entrata, qua mi sa che però Thiago accentua leggermente il colpo, ma rivediamo la giocata di Giulio Cesar che è precisissimo in anticipo, prende un colpo sullo stinco Thiago Motta, poi si lascia un po' cadere, il colpo sullo stinco gli è arrivato. Calcio di punizione a nostro favore che andiamo a battere mentre Riise ha qualcosa a dire, ci sono ancora scintille. Eto'o litiga con De Rossi. De Rossi gli starà parlando in romanesco, Eto'o cosa vuoi che capisca? Cioè. E allora si riparte con il calcio di punizione che è pronto ad andare a battere il Cuciu con però i nostri che stanno dicendo qualcosa. Rizzoli ferma tutti mentre chiama a sé De Rossi e chiama i due capitani, Rizzoli gli dice smettetela, abbassate un attimino il tono, ride Pupi, ascolta serio, lo guarda come per dire ma cosa stai dicendo, De Rossi in realtà il richiamo forse era più per la Roma, ma viene dato ai due capitani perché la stanno mettendo molto sulla
contatto fisico sulla protesta vivace contro i nostri giocatori. Calcio di punizione, è pronto a battere Cambiasso, palla dentro, rimpalla la testa di un giocatore della Roma, era Toni, recupera la sfera Pupi, poi Matrix ci si riposiziona per ritentare un'azione offensiva, torna sulla linea dei 4 della difesa anche Varramiro, con Matrix gioca in lungo linea per Balotelli, attaccato da Burdisso, cerca di passare, si guadagna una rimessa con le mani Mario sul raddoppio di Rodrigo Taddei, ecco qua Totti insieme ad Actor Studio, accanto a lui quello vero Jeremy Menez, ipergraziato nelle ultime giornate di campionato nonostante le sue simulazioni. Matrix, palla che viene fatta circolare orizzontalmente da Cordoba, poi verticale per il Cuccio che gli rende sfera, ancora sulla sinistra il pallone per Materazzi che batte lungo cercando Balotelli, palla che mette giù con il petto con un buon gesto tecnico ma quando era già uscita, quindi si riparte con una rimessa con le mani in favore della Roma con Mario che recupera la sua posizione. Ricordiamo che in panchina c'era anche Goran Pandev ma sta recuperando da un infortunio, quindi José Mourinho ha giocato la carta Mario quando ha dovuto sostituire Wesley Sneijder. Palla giocata in avanti, la testa di Materazzi che arriva in anticipo, Juan la calcia via come può, recupera Caffè Colombia, un sorsito e via, la tocca per Thiago Motta, attaccato alto da Perrotta, il pallone in avanti per Milito, controlla il Principe, torna indietro, scarica lateralmente la palla per la giocata del capitano, poi Thiago Motta prova ancora a mettere in movimento Milito, buono l'1-2, Thiago Motta, c'è campo sulla destra, si può avanzare, attenzione ancora Milito, Thiago Motta entra in aria, il cross, no, all'indietro troppo di Thiago, peccato, recupera Mario, sovrapposizione di Cristian Chivu, Mario carica il destro, Giulio Sergio para a terra, peccato, peccato, peccato il tiro di Mario, peccato perché Thiago Motta è andato molto bene a mettere l'1-2, da qua doveva mettere, voleva metterla in mezzo per la chiusura rimorchio, poteva anche tentare il tiro da lì, dalla tribuna è facile parlare, poi il tiro lo tenta Mario, però è un tiro innocuo per Giulio Sergio. Palla che viene rimessa in gioco dall'Inter, Matrix lo attacca Toni, l'Inter che fa gara, la Roma che difende sul nostro taccuino, soltanto due conclusioni, attenzione ancora Burdisso contro Balotelli, lo salta, commette fallo Burdisso che rischia l'espulsione perché continua a far falli e Mario ben fa ad aspettarlo, a cercare di proteggere e di costringere all'errore, è già ammonito Burdisso, ricordiamo, per un brutto fallo su Balotelli, niente ha avuto invece quando è entrato aprendo Wesley Sneijder, cerca di andare Mario, ne ha contro tre, gioca la palla all'indietro per Thiago Motta, buono, circolazione per Cambiasso, di prima per Pupi, c'è il colosso largo sulla destra, però la Roma tutti sotto la linea della palla, i giallorossi, palla giocata da Eto'o per Maicon, Inter che attacca, Roma che difende, avanza Maicon, palla giocata dentro, rimpallata da De Rossi, recuperata da Vucinic che la difende, prova a ripartire la formazione di Ranieri ma recuperiamo palla alta ancora noi, il rilancio, recuperiamo ancora noi con Milito, palla di Cambiasso, Eto'o, palla un po' difficile di testa, la gioca su Maicon, all'indietro per Pupi, bravi ragazzi, usciamo con una buona manovra e allora il capitano prova la percussione, sulla destra per Maicon, c'era Leone che è servito poco distante, Thiago Motta sulla sua laterale sinistra, Chivu deve venire qua, non rischia, allora gli deve dare palla indietro, eccolo qua Chivu che fa ripartire l'azione, riproviamoci, cerchiamo un varco diverso, Materazzi attaccato, gioca il pallone in avanti, una palla imprecisa, Burdisso di testa allarga il colpo per Taddei con Mourinho che esce a urlare qualcosa, palla per Taddei che avanza, lo segue Balotelli, palla giocata su Perrotta, attaccato da Cambiasso, lo salta, cerca la simulazione, l'arbitro fa proseguire perché la palla la tengono loro, giro palla orizzontale di Burdisso sulla sinistra per Rise, il suo cross al centro, cercare Toni, fuori gioco e si riparte con un calcio di punizione, poi il tiro di Taddei deviato peraltro da Giulio Cesar, ma il gioco era già assolutamente stato fermato, così come era stato fermato quando Milito aveva messo alle spalle di Giulio Sergio per un fuorigioco difficile da vedere, però così ha sanzionato in quella circostanza di liberatore. Palla lunga, Juan di testa, caschetto, poi Cuccio, ancora Chivu, colpo di tacco per Materazzi, circolazione per Ivan Ramiro, Inter che fa la partita, forza ragazzi, cambia il gioco per Balotelli, Burdisso lo va a contrastare, il tocco finale dell'argentino con le mani, Mario lascia l'incarico esecutivo a Chivu, bravo, gli dice José Mourinho, vai via, lascia al terzino l'incombenza
e Rizzoli gli dice faccia presto, dice no, non è che faccio presto, è che noi è il terzino che batte, se non è in fondo mi faccia arrivare. E allora il pallone che viene giocato dai Varamiro per Cambiasso, il Cuccio gioca pallone in posizione centrale allargando per la corsa del Colosso, Maicon lo va a prendere, Rise parte, attacca la profondità e Eto'o non lo serve, però Maicon cerca di dargli palla, ora il norvegese riesce a toccare la palla in out con le mani, Eto'o palla subito per Maicon, vediamo la percussione, Milito che viene incontro, palla giocata orizzontale per il Cuccio, potrebbe caricare il sinistro, ci prova, chiamano due con Balotelli, colpo di tacco per Chivu, carica il tiro, rimpallato da Mexes, la testa di De Rossi, poi Vucinic, palla che si impenna, ancora De Rossi, in avanti per Vucinic, controlla, c'è il capitano che si intromette, Cambiasso, recuperiamo ancora noi, palla larga, giocata sulla destra per Eto'o, non ce la fa a prenderla, la palla gli schizza via. Applausi comunque da parte nostra per che l'idea era giusta di aprire subito sulla zona larga di là. Intanto abbiamo superato la mezz'ora, sono 33 minuti allo Stadio Olimpico e 0-0 nella finale di Coppa Italia o Team Cup come è giusto definirla. Colpo di testa di Ivan Cordoba, poi De Rossi, la mette giù Pizarro, poi De Rossi ancora nello spazio, bene per Perrotta che trova il varco, attenzione, può avanzare il calabrese, attenzione, arriva al limite, scambia con Taddei, cross dentro, colpo di testa di Perrotta che chiude bene in anticipo, non trovando però lo specchio grande. Una buona ripartenza questa della Roma con il colpo di testa di Perrotta e la palla che termina però a lato. Vedete che anche in questo caso trovano una superiorità sull'esterno, cioè trovano campo buono per mettere in condizioni Taddei di crossare il pallone. Poi non ha misura Simone Perrotta nel chiudere verso lo specchio grande della porta. Palla lunga, la testa è quella di Mexes, controlla il pallone Varamiro con il petto, mette palla a terra, la gioca su Matrix, si allarga Cristian Chivu, chiama il pallone Milito, si incrociano lui e Balotelli, il colpo di testa del principe all'indietro per Tiago Motta, Tiago che gioca orizzontalmente la sfera per il capitano, sovrappone Maicon, eccolo servito sulla sua laterale, c'è Samuel Eto'o, viene incontro Milito, vediamo Maicon cosa cerca di fare, si ferma, scarica su Eto'o, Eto'o all'indietro ancora per Tiago Motta, attenzione all'assist, palla per il Cuccio, ancora per Tiago Motta, all'indietro il pallone per Varamiro che rimane fermo, Vucinic, Toni vanno in contropiede con Vucinic, se ne va Materazzi, lo butta giù, vediamo cosa dice, vediamo, gli dà l'ammonizione per questa entrata al minuto 34, ammonito Marco Materazzi. Abbiamo perso una palla con Varamiro che è rimasto fermo su un tocco all'indietro, con la punta sono partiti in contropiede, eccolo qua, vedete, si crea la superiorità con l'intervento di Vucci, da qua non si capisce, vediamo se c'è l'impatto, però sì, lo contrasta, va con il corpo, poi basta anche un minimo tocco quando sei così lanciato per perdere l'equilibrio, quindi ci sta questo calcio di punizione in favore della Roma e l'ammonizione vista l'entità della giocata, e viene dato quel fallo, se dai quel fallo dai anche l'ammonizione a Materazzi, se no dici che ha preso il pallone. Si scalda Walter Samuel intanto, si sta scaldando Walter Samuel, punizione per la Roma, palla dentro e la testa del principe che allontana, recuperano pallone ancora loro, ci riprovano con un contro cross di Vucinic dalla destra, esce Giulio Cesar oltre il dischetto a prendere questo pallone sul disturbo di Mexes, con le mani subito Cristian Chivu qua, Taddei è andato a chiudere, allora dice no, fermi, calma, rilancio di Giulione che cerca Eto'o con un lancio calibrato, controlla, la mette dentro per Milito, è un po' corta, Rise con la punta, tocca all'indietro per Giulio Sergio che spiattona la palla nella metà campo nerazzurra dove Toni se la va a giocare con Ivan Ramiro, colpo di testa per Vucinic, Maicon attaccato dal montenegrino, mette in movimento il capitano, largo sulla destra, attenzione la percussione per Eto'o, scambia ancora con Maicon, entrata irregolare, c'è un giallo per un giocatore della Roma che è Perrotta, che viene ammonito uno a caso al minuto 36, ammonizione per Perrotta per questa entrata scomposta ai danni di Maicon che si rialza, calcio di punizione che possiamo andare a battere con il tocco per Tiago Motta, si gira e mette in movimento Maicon, attenzione, calica il cross, palla dentro, Juan con il petto, Tiago Motta perde il rimpallo con De Rossi, poi Maicon un rimpallo favorisce Vucinic, c'è il capitano da superare,
e praticamente non si può, e quindi è rimessa con le mani per loro. Già effettuata, palla lunga per Luca Toni, c'è Ivaramiro alle sue spalle, cerca di liberarsi con un dribbling, Matrix accorcia e recuperiamo noi, palla giocata su Thiago Motta, Pupi largo sulla destra, il tocco all'indietro per Maicon che rilancia male, però questa volta la sfera per Eto'o. Cambio in casa Inter, sta per entrare Walter Samuel perché Materazzi ha dei problemi. Materazzi ha dei problemi, si lascia cadere a terra e quindi per infortunio perdiamo anche Matrix. Deve entrare, ah no, è Cordoba che ha dei problemi. Si sta scaldando Wally. Non so che cosa sia accaduto a Ivaramiro, ma vediamo se la regia ci aiuta. Ma in realtà Walter Samuel si stava scaldando già da un po' di tempo. Era stato fatto alzare in fretta e furia con un riscaldamento molto rapido. E allora arriva il Cucciu qua a parlare con José Mourinho. Ivaramiro è pronto a rialzarsi. Vediamo cosa succede in questa giocata. Qui non succede niente. Si tocca, vedete, le costole. Allora intanto Cambiasso è andato a prendere indicazioni, si va a scaldare anche Deki Stankovic. E allora attenzione, Ivaramiro lascia il terreno di gioco accompagnato dal dottor Panico e da Della Casa Junior. È pronto a entrare Walter Samuel e sono 38 i minuti di gioco nel corso del primo tempo. Dentro Samuel per Ivan Cordoba, fischia il pubblico Wally che ha fatto gol contro la Lazio nella partita dell'altro giorno. Ivaramiro accompagnato ai box. Inter che ha perso per infortunio già due giocatori dopo 38 minuti di gara. Non sappiamo, intanto c'è l'abbraccio tra José Mourinho e Ivaramiro. Palla giocata in profondità per Milito, attenzione Principe, se ne va da solo contro Maxessa, attenzione Milito, entra in area, il suo tiro, è gol, 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 il Principe, Inter in vantaggio, Inter in vantaggio, il gol del Principe, gli ha dato uno spazio, è entrato in area diagonale al minuto 39, Inter in vantaggio per il gol del Principe Milito, è 1-0 per noi, forza ragazzi, Diego Milito, è il gol di Diego Milito, aveva segnato già nella gara vinta contro la Fiorentina, guardatelo, solo contro tutti, entra in area, mette un pallone all'incrocio, niente da fare per Giulio Sergio nonostante il disturbo di Perrotta e di Philippe Maxès. Inter in vantaggio per 1-0, il gol lo segna Diego Milito, il gol lo segna Diego Milito, proprio lui ha una media impressionante, questa è la sua quinta partita, secondo gol in Coppa Italia, è la nona partita generale calcolando quelle col Genoa ed è il quinto gol in 9 partite di Team Cup per Diego Milito, numeri pesanti. 1-0 per noi, palla per Toni al limite, l'intervento di Materazzi irregolare secondo l'arbitro, calcio di punizione per la Roma, attenzione Matrix che si è già ammonito. Inter che ricordiamo ha già dovuto fare due cambi per infortunio, fuori Schneider, dentro Balotelli, fuori Van Cordoba, dentro Wally, calcio di punizione, va a battere Pizarro, non ci sarà il tiro, ci sarà il cross. 41 minuti all'Olimpico, Inter in vantaggio per 1-0, attenzione, parte la rincorsa di Pizarro, movimenti a centro area, parte la traiettoria, tenta direttamente il tiro Giulione, calma ragazzi, mentre si prende un colpo Materazzi, butta la palla fuori, ha preso un colpo da un giocatore della Roma e si accende un'altra mischia, deve aver preso una gomitata, vediamo se il replay ci aiuta a capire che cosa è accaduto. Rizzoli cerca di avere notizie anche da Luca Maggiani, il suo assistente di destra, stanno parlando Cambiasso e gli altri con i nostri, con il direttore di gara, vediamo la regia che cosa ci fa vedere, è Maxès che gli dà un colpo, è Maxès che gli dà un colpo, guardatelo, eccolo qua, vedete,
si vede solo la parte finale, si vede la mano di Philippe Mexès, Materazzi che cade a terra. Ed è proprio l'interlocutore del dialogo di Matrix, il francese dal lato opposto, gli dice bravo bravo, bravo bravo, gli dice. Gli ha dato un colpo dietro, gli ha dato un colpo dietro. Palla lunga, Mario, troppo alta, Milito, l'autore del gol con cui stiamo vincendo per una rete a zero. Controlla il pallone, largo sulla sinistra, lo attaccano in tre, cerca di mettere dentro per Mario, ma chiude bene con buona scelta Mexès, il lancio in avanti, Matrix di testa anticipa tutti, c'è un'irregolarità, calcio di punizione per la Roma battuta da Perrotta, adesso la Roma alza il ritmo della gara, Pizarro parte in dribbling con Thiago Motta al disturbo, palla per Perrotta, se la allunga un po' troppo, riesce comunque a gestirla, a aprire per Taddei, avanza la Roma sul lato destro, palla fuori per Pizarro, cerca di andare al cross, si ferma, si libera di Thiago Motta, buono il pallone filtrante, un rimpallo, Taddei può andare al cross dalla destra, palla dentro l'area di rigore, Matrix di testa allontana, pallone che poi cambiasse Taddei, si vanno a giocare, c'è fallo di Taddei ai danni del Cuccio, punizione per noi, bravo di bravo 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 a Luca Maggiani, mentre Pierotta ancora va a parlare, calcio di punizione. Calcio di punizione in favore dei nostri con Giulio pronto a battere l'Inter di vantaggio quando sono 43 minuti nel corso del primo tempo, da ricordare che ci saranno almeno 3 o 4 minuti di recupero per le interruzioni, per gli infortuni. Cerca Mexès di anticipare Milito, colpo di testa, Toni con il corpo protegge, Wally gli porta via il pallone con grande mestiere, poi Balotelli ancora, Burdisso ancora, da giallo questo, questo è da giallo, Mourinho si alza dalla panca. Caro mio, questo è da giallo, questo è il secondo giallo, questo è il secondo giallo, questa entrata di Burdisso su Balotelli da secondo giallo, Butti va a prendere Oriali per la giacca e lo riporta in panchina, panca nerazzurra infuriata e Rizzoli se ne va in panchina dell'Inter e allontana Oriali, e allontana Oriali, e allontana Oriali che, beh, anche Mourinho ha urlato di tutto, allontanato Lele Oriali per la protesta, c'è voluto il fisico di Andrea Butti che lo ha proprio trattenuto, ma l'arbitro deve aver sentito anche quello che è stato detto, punizione per noi, ma è Burdisso ancora in campo, nuovo fallo su Mario, questa volta lo commette Mexès e allora se la ride Mario con il francese, con José Mourinho che è scatenato, sta parlando, sta urlando qualcosa ai nostri, c'è Balotelli, c'è Chivu, sta dando indicazioni, se prego se ne vada, prego se ne vada, non aggiunge altro Rizzoli, calcio di punizione per noi, non ho visto la lavagna del recupero, mi sembra di aver visto un 3, chiedo conferma, non ha visto nessuno, adesso uscirà qua, calcio di punizione per noi, attenzione, tutto è pronto per la battuta, movimenti e centro area, è pronto Mario, aspetta e chiede la distanza, parte la traiettoria, tenta il tiro diretto, c'è una deviazione, calcio d'angolo e c'è un nerazzurro ancora che cade a terra, è ancora Materazzi che ha preso ancora un colpo, è ancora Materazzi che ha preso ancora un colpo da Mexès, eccolo lì ancora, e questa è la prova TV, gli ha dato un pugno in pancia ancora una volta il francese, c'è corner per noi e c'è, attenzione, l'espulsione, attenzione, ha visto l'assistente di sinistra e c'ha il giallo in mano, però c'ha il giallo in mano, ci sarà il giallo per Mexès, ci sarà il giallo per Mexès, c'è il giallo per Mexès, vediamo, ha preso un pugno, Cambiasso si sta imbufalendo, attenzione che finisce male questa partita, sono saliti troppo i toni, 46 minuti, vedete che Perrotta e Cambiasso urlano, l'ho visto, stai buono, l'ho visto, dice Rizzoli, secondo me vuole finire prima questa partita, questo primo tempo, ha preso un pugno Materazzi da Mexès, uno contro uno qua, dice Mourinho, attenzione, stiamo più vicini,
Calcio d'angolo per noi con rivediamo l'azione, eccolo qua il colpo di Mexès ai danni di Materazzi. Calcio di, dalla bandierina con Mario pronto a battere, forza ragazzi. Non ho capito chi ha ammonito. Calcio di, dalla bandierina, il colpo di testa di un difensore, poi Vucinic per la giocata di Riese che prova ad andare, Eto'o, ripiegamento basso, recupera la palla, la difende, la grande, il Re Leone, giostra la sfera sulla destra e ripartiamo ancora con Maicon, palla profonda per Mario, è rimessa con le mani per noi, con Balotelli pronto, cos'è che gli ha tirato? Un rotolo di scotch, cosa se ne fa Riese di un rotolo di scotch? Vuol fermare impacchettando Balotelli. E allora rimessa con le mani, rientra Matrix in campo in tutta quella confusione, non ho capito se ha ammonito Mexès, mi sembra di sì, la grafica della regia non ce l'ha fatta vedere, ci ha fatto vedere una volta bene quello che era accaduto, poi ha cambiato angolo e da quell'altro angolo non si vedeva niente, come a voler giustificare il francese. Avanziamo sulla destra, palla giocata all'indietro con il pallone che viene gestito da Milito, poi Thiago Motta, poi Maicon, ancora Thiago, Inter che avanza, cerca l'1-2, Milito, Thiago Motta, andiamo dentro con Cambiasso, è troppo lunga, peccato, ripartono loro, recupera ancora Cucciu, palla dentro per Mario, troppo lunga, va bene comunque, bravi ragazzi, sono 5 minuti di recupero concessi, sono 5 minuti, ne mancano 2 alla fine di un primo tempo nervosissimo, nervosissimo, con tanti colpi proibiti. Io avevo detto tempo addietro non sarà una partita che terminerà 11 contro 11, vedremo. Per il momento ce n'era già almeno un paio che dovevano andare a casa a fare la doccia, c'è il primo corner della gara per la Roma proprio allo scadere dell'ultimo minuto di recupero, perché Maicon mette il pallone in corner, rientrano tutti i nostri, Vucinic dalla bandierina di sinistra, attenzione allo scambio corto, non c'è perché andiamo a chiudere velocemente, allora Vucinic aspetta il movimento dei suoi a centro aria, parte la traiettoria, colpo di testa di Toni, palla che si impenna, colpo di testa di un nostro che allontana, poi Mario protegge questo pallone che Taddei gli mette in out, chiede scusa a Taddei, a Balotelli, non so cosa può avergli fatto in questa circostanza, mentre qua la regia è pronta a farci rivedere invece come Burdisso e Samuel, i due compagni di stanza, il duo musicale di casa Inter fino all'anno scorso, ricordiamo, grandi musicisti, grandi appassionati di musica, sempre una chitarra nella loro camera, chissà con chi suona Burdisso. Boh. Palla giocata da Taddei con Balotelli che lo disturba, cerca di andarsene in slalom, un Cambiasso lo chiude, è in out, guarda il cronometro, 20 secondi ancora da giocare all'Olimpico, Inter in vantaggio per una rete a zero nella finale di Coppa Italia, l'arbitro non dà la rimessa laterale ma dà un calcio di punizione che prova a battere Pizzarro con un tocco corto per Taddei, poi capisco quanto Cambiasso, allora parte il cross, palla dentro, la testa, un doppio rimpallo, il Cucciu, poi Mario allontana di testa questo pallone, Rizzoli guarda il cronometro, mancano 8 secondi alla fine, Perrotta controlla e mette il pallone verso l'area dove c'è il colpo di testa di Riese, Toni al limite, Vucinic, palla fuori, De Rossi allarga e il tempo è scaduto, palla dentro l'area, si butta Luca Toni e l'arbitro gli dice simulazione e va a protestare Maicon, vediamo. Si trattengono e poi si butta. Il problema è che qua siamo circondati da tutta gente che indica noi e ci sta dicendo cose differenti da quello che noi vediamo. Io non so se il vino di queste parti qua viene servito precedentemente agli altri, a noi non è andato niente. Quindi noi siamo lucidi. Il rilancio di Giulio Cesar. E l'arbitro dice che basta così, con un primo tempo che vede l'Inter andare ai box in vantaggio per una rete a zero. Gara nervosissima, due nerazzurri hanno dovuto lasciare il campo per infortunio, uno per una bruttissima entrata di Burdisso e Wesley Sneijder, al suo porto è entrato Balotelli, Burdisso ammonito per una brutta entrata su Mario, ne fa un'altra qualche istante dopo, doveva essere il secondo giallo e Roma in 10, così non è stato. Andiamo in pausa, il gol del principe, sempre lui, lì nella regia, 1-0 per noi. Nuovamente collegati con lo Stadio Olimpico, cambi in casa Roma, entreranno Totti e Motta dovrebbe entrare al posto, pensiamo, o di Burdisso o di Mexès, mentre Burdisso ha ammonito, ha sofferto molto la posizione di Balotelli, Mexès è in campo regolarmente, quindi Motta dal primo minuto. Al posto di Burdisso mette un difensore
che sappia anche offendere un po' come Cassetti, rinuncia quindi a un giocatore più difensivo, peraltro già ammonito qual è stato Nicolas Burdisso, mentre non vedo Totti in campo, è quello che si prepara in questo momento, e dovrebbe uscire Pizzarro con l'arretramento di Perrotta sulla linea dei centrocampisti. Quindi questo è il doppio cambio che fa Claudio Ranieri, che rivoluziona di fatto la squadra, che giocherà con Giulio Sergio fra i pali, Motta, Mexes, Juan Erise in difesa, De Rossi e Perrotta in mediana, Taddei, Totti, Vucini, Cetoni in attacco. Quindi rimane il 4-2-3-1 con Burdisso che è rimasto negli spogliatoi insieme a David Pizzarro. Pizzarro che non è stato molto bene nelle ultime giornate, recuperato per la partita, ma non rinuncia alla grinta di Perrotta, peraltro già ammonito, quindi fa anche una scelta un po' rischiosa sotto questo profilo Claudio Ranieri. Quindi fuori Pizzarro, dentro Totti, fuori Burdisso, dentro Motta. Questo il doppio cambio in casa Roma. L'Inter rimane, l'Inter due cambi li ha già fatti, e li ha già fatti per necessità, per gli infortuni che hanno costretto Schneider a lasciare il posto a Balotelli dopo solo 5 minuti, e poi l'ingresso di Walter Samuel al posto di Ivan Cordoba. Tutto questo al minuto 38 del primo tempo, anche qua per un problema che ha costretto ai box Ivan Ramiro. E allora vediamo come si sviluppa questa nuova disposizione della Roma, con una irregolarità, uno sfondamento di Luca Toni ai danni di Matrix. Ferma il gioco Rizzoli, quindi si riparte con una punizione a nostro favore, con Matrix dolorante a terra che si rialza. Calcio di punizione quando si gioca il primo minuto del corso del secondo tempo, settore del tifo nerazzurro compattissimo e rumoroso, anche se in abbondante minoranza rispetto alla presenza del tifo giallorosso. Palla dentro per Balotelli, che sarà attaccato e contrastato da Marco Motta. Mario prova ad andarsene da solo, entra in area, cade a terra, l'arbitro dà il vantaggio, dice che non c'è irregolarità. Juan recupera e mette il pallone fuori dall'area. Totti gioca sul primo pallone, Thiago Motta lo va a disturbare, capitano Cambiasso, recuperiamo con il Cucciu. Juan ancora riesce a calciare via questo pallone con un campanile. Wally in anticipo irregolare ai danni di Toni, calcio di punizione. Non è di questo parere Wally, calcio di punizione che va a battere la Roma con De Rossi. Palla lunga a cercare la testa di Toni, il colpo di testa di Materazzi, poi Chivu in anticipo. Fra l'altro ci sembra che nell'azione in cui abbiamo detto in cui è stato ammonito Mexes, in realtà è stato ammonito proprio Cristian Chivu per proteste, non il francese per il pugno dato a Materazzi. Milito protegge questo pallone, Juan riesce a venire fuori con un buon anticipo. De Rossi, palla che viene giocata in profondità, il colpo di testa di Matrix, ci sarebbe un fallo da guadagnarci, invece l'arbitro dà il vantaggio, ma la palla non ce l'abbiamo noi, ce l'hanno loro con Totti, attaccato da Thiago Motta che gli porta via il pallone. Pulito, Chivu, palla del Cucciu dentro per Mario, Marco Motta lo va a contrastare, c'è il raddoppio su Balotelli che gioca il pallone centrale per Thiago, che protegge la sfera, cade a terra, l'arbitro ferma il gioco e dà una punizione perché Pierotta rimane a terra. Non c'è irregolarità da parte di Thiago ai suoi danni, vediamo la protezione, vedete che rimane fermo e lui si butta a terra, anche lui abita Cinecittà. Calcio di punizione, no, fa saltare il pallone Rizzoli adesso per far ripartire l'azione con la palla che ci viene resa. Perrotta è già ammonito, adesso va a parlare con Thiago. Piccola curiosità, in Under 21 compagni di stanza, Antorise anticipa Eto, sono proprio Balotelli e Marco Motta. Maicon protegge sul norvegese che lo spinge a lato del campo, si riparte con una rimessa a favore dei nostri, rimessa che andiamo ad effettuare con il Colosso. Gli si fa incontro Cambiasso con il petto, gli rende palla, Maicon batte subito lungo cercando in profondità Balotelli. C'è un fuorigioco, forse di rientro, perché non mi sembrava una posizione irregolare quella di Mario, ma tant'è.
Tatticamente che cosa fa Totti? Va a fare l'uomo che è la posizione di Perotta, cioè dietro Luca Toni. Maicon recupera il pallone, parte in dribbling, palla al piede, subisce il fallo dell'attaccante Emiliano e si riparte con una nuova punizione a nostro favore. Inter che adesso non ha ovviamente la necessità di dover accelerare i ritmi, forte del gol di Diego Milito, deve amministrare la gara e cercare di trovare spazio per magari assestare il colpo del 2-0 con una Roma che si dovrebbe sbilanciare un po' di più in avanti. Palla dentro per Milito, troppo alta, e To se la va a giocare con Vucinic, protegge questa palla che Vucinic cerca di tenere viva senza riuscirci. La rimessa con le mani è in favore dei nostri, con Maicon che dice a To ci penso io, e arriva con calma a prendere la posizione in campo. Palla rimessa in gioco, e To sullo stretto cerca di far passare la palla, Maicon la tocca per Milito, all'indietro per Pupi, attaccato, c'è un rimpallo di Vucinic, allora il capitano con un dindondano, un campanile, palla in avanti, la testa di Juan che recupera, poi Luca Toni contro Zanetti, pallone contrastato in maniera irregolare perché tocca con un braccio il capitano, allora punizione per la Roma con Totti che se ne incarica, poi lascia forse a Perrotta. Si scambiano il pallone sullo stretto, Milito va a attaccare Totti, parte in dribbling, c'è il capitano, non si passa, e To, ripartiamo noi, forza ragazzi, attenzione al Raleone, c'è Pupi sulla sua destra, viene servito centralmente, chiama la palla Thiago, eccolo qua, adesso lo chiameremo semplicemente Thiago per non confonderlo con l'altro Motta, ma quello vero, in realtà dovremmo chiamare Motta, quello vero il nostro e il loro Marco, però insomma non abbiamo confidenza. Allora con le mani, palla rimessa in gioco con Totti che cerca di verticalizzare per Toni, la testa di Materazzi, Thiago che mette giù, gestisce questo pallone, l'arbitro ferma tutto perché è stato lanciato ancora un rotolo di scotch in campo da una bottiglia, questa volta che Balotelli calcia fuori, bottiglia di vetro, questa la metto a verbale, dice, una bottiglia, mi sembrava di vetro o di plastica, chissà, lanciata in campo nella zona di Balotelli che l'ha calciata fuori. Pupi viene servito da Thiago Motta, palla giocata larga per Eto'o, sovrappone Maicon, il colosso si porta via, consente Eto'o di puntare centralmente, palla larga per Maicon, uno contro uno con Rise, fuori ancora per Samuel Eto'o, attenzione al movimento, chiama la palla larga Balotelli, si allarga, Thiago Motta dentro, Maicon di prima per Eto'o, Juan è in vantaggio, protegge Giulio Sergio che lascia correre il pallone a fondo campo, si ripartirà con una rimessa affidata alla formazione giallorossa, c'è il rilancio di Giulio Sergio, palla nella zona in cui Toni interviene, Cambiasso gli porta via la sfera in maniera pulita, Pupi, ripartiamo noi con Eto'o centrale, Milito, eccolo qua il principe, l'autore del gol con cui stiamo conducendo il match, si gira liberandosi di Perrotta, palla che viene giocata e poi c'è un fallo di Perrotta su Milito, e c'è un fallo di Perrotta su Milito e gli dà un calcione Perrotta su Milito, buttano fuori il pallone, vediamo se ha preso un calcione, guardiamolo, vediamolo, eccolo qua, piede su piede, non ha fatto apposta, non è un fallo da sanzionare con il giallo, ma ricordatevi che Milito non è uno che fa scena. Palla che viene giocata, e quando è capitato di aver cercato o essere caduto, ha subito chiesto scusa, ha subito fatto presente che era magari stato posizionato male, cerca Toni di andare in sfondamento, l'arbitro fischia il fallo a Walter Samuel e gli dà il giallo, ammonizione a Wolli che dice ma com'è possibile che mi prenda un giallo per una giocata come questa. Calcio di punizione per la Roma, due palloni in campo, Inter che ha i due centrali sanzionati con una maniglia e non ha altri difensori in panchina perché l'infortunio, ricordiamo che Lucio è in tribuna perché si è infortunato nella gara di domenica sera all'Olimpico contro la Lazio e quindi non è a disposizione. Degli altri tre, due sono in campo, il terzo è stato sostituito, Ivan Cordoba, perché si è infortunato nel corso del primo tempo al pari di Wesley Sneijder che è stato tacchettato in maniera violenta da Burdisso, sostituito poi alla fine del primo tempo da Ranieri. Calcio di punizione con Totti che cerca il tiro dai 30 metri, chiama barriera Giulio Se Giulione, parte Totti, il suo tiro, respinta corta, colpo di testa, mamma mia, porta vuota, a porta vuota, bim bum bam, sciupa la palla del 1-1, prima occasione per la Roma all'ottavo. Il colpo di testa di Juan non riesce a respingere bene il pallone, cioè a metterlo laterale
Giulio Cesar, e con la porta spalancata di testa mette fuori, ma è la prima occasione che la Roma è riuscita a creare nel corso della partita. Palla lunga, la testa di Juan, Toni protegge, lancia in profondità per Vucinic, Materazzi è in vantaggio, la tocca lateralmente per Maicon che la tiene viva evitando che la palla termini in out, parte palla al piede, scambia con il Cucciu, attaccato da Totti, palla per il capitano, Risa su di lui, con le mani si riparte con una rimessa affidata ai nostri per il tocco del norvegese che mette la palla in out, mentre José Mourinho sta dando indicazioni a Maicon che a sua volta gli urla qualcosa. Ci si carica così anche, parola con parola, forza ragazzi, palla subito lunghissima, cercare il principe che cerca il colpo di tacco, ma Juan lo anticipa in out 50 metri più avanti, si scaldano tre giocatori della Roma che sono ancora in panchina, Giulio Battista, Menez e mi sembra Brighi, con le mani Maicon per Eto'o, attenzione, cerca di andare, Thiago Motta, ancora Eto'o, cambia tutto sulla laterale per Caschetto, ecco qua Kivu che controlla il pallone, prova a partire in dribbling, Thiago Motta la mette dentro, è in anticipo Mexesso su Balotelli, palla giocata corta per Perrotta che tocca su De Rossi, attaccato e pressato da Thiago Motta, ma riescono a venire fuori bene in palleggio, poi c'è il Cucciu che recupera questo pallone, subisce anche l'irregolarità da parte di Totti, dal vantaggio l'arbitro, fuori gioco di Milito solo contro Giulio Sergio, peccato. Però giusta l'idea di tentare immediatamente il lancio in profondità. Adesso lancia De Rossi cercando Toni, Kivu non ci arriva. Toni all'altezza della bandierina con Wally alle sue spalle. Palla fuori per Taddei, parte in dribbling, c'è l'irregolarità di Mario. Calcio di punizione per la Roma che Totti è pronto ad andare a battere, vuole battere velocemente, si va a piazzare davanti a lui il Cucciu e quindi bisogna aspettare che arrivi Rizzoli ad allontanare Cambiasso, a chiedere se vuole la distanza per far ripartire l'azione. Fischio io, dice Rizzoli, quando sono 10 minuti nel corso del secondo tempo, con l'Inter in vantaggio per una rete a 0. Roma che ha cambiato con l'ingresso di Totti e l'arretramento di Perrotta sulla linea dei centrocampisti, togliendo David Pizzarro piuttosto in ombra nel corso della prima parte della gara. Parte la traiettoria di Totti dentro l'area, la testa è quella di Maicon, palla che si impenna, Vucinic, un rimpallo, è Milito che recupera il pallone dentro l'area di rigore, anzi Kivu cerca di venire fuori con un lancio lungo e cerca la collaborazione proprio del principe, controlla bene, palla per Eto'o, aggancia, andiamo in contropiede, attenzione, 1, 2, 3, 4 contro 3, palla giocata centrale, Milito, si cambia tutto per Balotelli, la palla è buona, Thiago Motta, Mario è solo, carica il destro, lo chiudono, peccato, ci riprova il tiro, la grande parata di Giulio Sergio, l'azione quasi da fermo al minuto 11 di Mario, peccato che non sia riuscito ad andare subito in conclusione quando avevamo la situazione ottimale di superiorità. Riparte la Roma sulla destra con la percussione affittata da Totti che cerca immediatamente la profondità, il passaggio all'indietro per Vucinic, carica al destro, fuori per Totti, tenta il tiro, no, il cross a cercare Toni, il colpo di testa, la palla dentro, il gioco è fermo da un quarto d'ora, il gioco fermo da un quarto d'ora, hanno tirato comunque, ma il gioco era stato già fermato perché guardate sono ben due i giocatori della Roma, tre addirittura, cioè tre per uno come supermercato, in posizione irregolare, e si riparte quindi con il pallone che Giulione è pronto a rilanciare, mentre rivediamo la parata e si dispera José perché era un'occasione ghiotta quella, il lancio in zona Eto'o, palla troppo larga con le mani, Ranieri rende palla a Rise, si fa vedere incontro Vucinic, palla, c'è Perrotta anche poco distante, Vucinic controlla dall'indietro per Perrotta, Perrotta per Totti, si muove fra le linee, capitano della Roma scambia con Perrotta, il tocco per De Rossi, però è lui che ha la fascia perché Totti è entrato soltanto adesso, carica al destro, voleva essere una passaggio in profondità per Luca Toni, niente da fare, palla a fondo campo, applaude comunque il giocatore arrivato in prestito dal Bayern Monaco, quel Bayern Monaco che sarà nostro avversario il 22 maggio nella finale di Champions League, ricordiamo che sabato sarà la giornata, sabato 15, della vendita dei biglietti presso l'agenzia della BPM di Viale Bezzi sulla circonvallazione a Milano, via Massaua mi sembra che sia la dicitura precisa, palla recuperata da Perrotta, il colpo di tacco di Totti per Vucinic, attenzione che è pericolosa questa azione, Vucinic, attenzione al movimento di Taddei, viene servito, colpo di tacco, il tiro di Totti murato dal corpo dei nostri difensori, Mario lotta per andare a tenere palla viva, ce la fa e poi è bravo però Marco Motta a mettere il pallone
in out. Burdisso soffriva, Balotelli. Ogni entrata è stata un fallo, è stato graziato, Ranieri con saggezza lo ha tolto. Si riparte con una rimessa con le mani, palla contesa, palla non alla difesa come si dice all'oratorio, ma a chi attacca, quindi la rimessa è per noi con Kivu sulla laterale sinistra. Palla dentro per Milito, fuori per Thiago che cambia il gioco centralmente per l'arrivo del capitano. Capitano invece subito Mourinho si preoccupa della fase di non possesso, con Eto'o che avanza. Lui guarda e dice a Maicon di arretrare un attimino. Palla per il capitano, rimane in copertura per Milito, troppo profonda la giocata di Pupi. Non ci può arrivare il principe, Juan va in protezione, palla che scivola a fondo campo. Già rimessa in gioco da Giulio Sergio, De Rossi avanza la Roma con il lancio in avanti. Eto'o intercetta, si propone Balotelli, attenzione, può cercare l'uno contro uno con Maxès, lo punta e lo butta giù il francese, dice di no all'arbitro. Dice di no l'arbitro, ma era passato il pallone, protesta Mario, non protestare che ti prendi un giallo gratis per niente. Poi lo rivediamo a rallenti questa azione, vista a velocità normale mi sembrava che fosse passato con il pallone, forse non ha dato il fallo perché avrà considerato che Mario è andato contro Maxès e non viceversa. L'unica chiave di lettura che possiamo dare da qua. Motta avanza ovviamente più di Burdisso, parte il suo cross, palla dentro, Wolli allontana con il destro e Taddei che mette giù con il petto, scambia ancora con il Motta giallorosso, il cross dentro a cercare Luca Toni, palla troppo alta, Giulione, calma ragazzi, sono 15 minuti nel corso del secondo tempo con l'Inter in vantaggio per una rete a zero e Maicon che gestisce il pallone, potrebbe servire, serve in realtà il capitano che gli dà l'1-2, Milito poco distante, eccolo qua servito il principe, palla per Eto'o però accorcia bene per Rotta e allontana poi Maxès, il pallone che De Rossi riesce a controllare toccando all'indietro per Marco Motta, poi Maxès rilancia sul disturbo di Milito, il fallo di Toni questa volta viene fischiato ai danni di Walter Samuele, calcio di punizione a nostro favore, calcio di punizione, mentre vedete Brighi c'è anche e c'è il terzo cambio in arrivo, sta per entrare Actor Studio, palla che viene giocata da Samuele Eto'o, attenzione, chiama l'1-2 con Milito, no, Thiago, Pupi, Thiago, attenzione, viene fuori il principe, porta via l'uomo, palla buona, Pupi può andare all'uno contro uno con Rise, non ci prova, allora ancora Thiago Motta, prova ad andare da solo, attenzione, lo chiudono, parte in dribbling, c'è un fallo su di lui, dice di no, l'arbitro protesta, Thiago da terra, Vucinic, riparte l'azione di contropiede della Roma con il capitano che gli porta via la sfera, poi Maicon e ripartiamo ancora una volta, Pupi grandioso, Maicon si ferma in protezione, Pupi, palla dentro per Milito, si può girare, non riesce a far passare la palla perché Taddei accorcia bene, poi c'è Totti attaccato dal Cucciu, palla che riesce a far filtrare, ancora Totti attaccato da Milito che lo spalla regolarmente, grande principe, poi Cambiasso di prima, è un bruttissimo fallo ancora su Milito, un bruttissimo fallo su Milito, andiamo sulla sinistra con Cristian Chivu, arriva al limite, carica il sinistro in due tempi Giulio Sergio, ci sarebbe da dare un giallo a Totti per l'entrata su Milito. L'arbitro non ha visto, ci sono un po' di scintille, attenzione al centro del campo, non inquadrate dalla regia, palla giocata da De Rossi, eccolo qua l'entrata che adesso la regia ci ha riproposto, che tanto molto bravo Pupi su Rise con la palla che va in out ed ecco il cambio, ammonito Totti, l'ha ammonito e allora è l'auricolare, questa è la famosa moviola in campo che chiede Biscardone da tanti anni. E allora fuori Toni, dentro Actor Studio, al minuto 17 Totti andrà a fare, no, Vucinic va a fare la prima punta e Menez con la sua rapidità, con la sua imprevedibilità nella zona di Maicon, subito il nostro direttore d'orchestra ha detto qualcosa al Colosso, palla giocata da De Rossi, Roma che attacca, Inter che difende il vantaggio di un gol, palla al limite, Vucinic cerca di andare, c'è il Cucciu che non lo fa passare, però Totti controlla il pallone al limite, pericolo, Taddei, cross e arriva Cambiasso a mettere in calcio d'angolo, è il primo corner della partita nel corso del secondo tempo, bravo gli dice Giulio Cesar, corner che va a battere Mirko Vucinic, qua si era creata una situazione di pericolo con Vucinic al centro dell'area che aspettava il cross dalla destra di Rodrigo Taddei, Vucinic pronto a battere, tutta l'Inter tranne Eto'o in area di rigore,
parte la traiettoria, cerca il pallone sul secondo palo, la testa di Maicon, recupera Rise, il suo tiro, un doppio rimpallo, poi Thiago, anzi Matrix, mette la palla in out, rimessa per loro, Vucinic di prima per Rise che gli rende sfera, può andare al cross, parte la traiettoria, troppo profonda, esce con i pugni, non si rende conto che poteva anche gestirla diversamente, poi sbaglia Thiago, peccato, questo pallone che viene recuperato da Marco Motta, Mexes sta giocando con un po' di pressione adesso la Roma che avanza al limite, Totti attenzione, cerca, allarga per Vucinic, l'arbitro fa proseguire, c'era stata una caduta a terra di Francesco Totti, Rise cerca di andare al cross, palla giocata fuori su Jeremy Menez, Inter che adesso abbassa il baricentro per Rotta, pronta a ripartire con i lanci su Milito, ne tiene però due Ranieri, Mexes e Juan, tutti gli altri in avanti, sia Rise da una parte che Mota dal lato opposto, eccolo che riceve il pallone Taddei, profondità per Menez, cerca di andare al cross con i pugni, Giulio Cesar allontana, un pallone che poi al limite dell'area Eto'o riesce a controllare, parte in dribbling su Rise e si può ripartire con Milito, Eto'o che resiste a un doppio intervento irregolare sui danni, poi cerca rilancio in avanti, Perrotta chiude ma l'ha rimessa con le mani a nostro favore, molto bene ragazzi, primo piano per Samuel Eto'o. E si riparte con il pallone da rimettere in gioco, rimessa affidata a Maicon che serve immediatamente il capitano Pupi per Cambiasso, va a attaccare Totti, scambio ancora con Maicon, Maicon per Cambiasso, Cambiasso per Maicon che attacca centralmente, trova il varco e adesso può verticalizzare verso la porta della Roma, prova ad andare da solo il colosso, arriva al limite dell'area, attenzione, prova ad andare da solo, c'è Juan che all'ultimo riesce a mettere il piede, poi Perrotta e riparte il contropiede, affidato a Menez, c'è Eto'o in ripiegamento basso, Zanetti è rimasto qua in copertura però, quindi Maicon può rientrare con calma, De Rossi sulla destra, si sviluppa l'azione con l'avanzata di Motta, il cross al centro per l'uomo invisibile, recupera Maicon dal lato opposto con l'esterno, mette in movimento il capitano, palla che viene giocata da Pupi per Eto'o, Eto'o viene basso, cambio in casa Inter, si va a scaldare Baghera, si va a scaldare Montari, la palla va in out, è rimessa per noi. Abbiamo visto Mario Balotelli che si è fermato poco fa come se avesse dei crampi, immediatamente dopo Mourinho ha detto a Montari di alzarsi. Ancora adesso Mario sta facendo un po' di stretching e quindi sta accusando, dovrebbe essere lui il giocatore a lasciare il terreno di gioco, dovrebbe entrare Montari, ipotizziamo questo, Eto'o cerca di andarsene sulla destra con un numero, se ne va liberandosi di Rise, guadagna all'interno dell'area, arriva, guadagna il fondo, ne manda vuoto due e poi il salvataggio, numero di Samuel Eto'o e il salvataggio in corner di Juan. Grandissima azione di Eto'o che si è bevuto Rise, è arrivato sulla linea di fondo con un colpo di tacco, l'ha mandato a sedere ma mentre sta per tirare arriva Juan che in spaccata riesce a mettere in corner vanificando una palla gol importantissima per noi. Maicon dalla bandierina di destra, forza ragazzi, parte la traiettoria, palla dentro, una mischia, attenzione, cadono a terra in 2-3, l'arbitro ferma il gioco e dà un fallo per una irregolarità di Thiago Motta, probabilmente ai danni di un difensore della Roma. Perrotta, hanno cercato di andare 2-2 su quel pallone, vedete, in realtà era Walter Samuel e non Thiago Motta che commette un gesto irregolare ai danni dell'avversario. Palla giocata in avanti su Vucinic con il capitano, sempre lui che recupera e allarga sulla destra per Maicon, attaccato alto, scambia con Eto'o, fallo ai danni del camerunese commesso da Rise, calcio di punizione per noi, mentre è già, no, deve andare a scaldarsi dall'altra parte, palla che viene rimessa in movimento da Maicon, cambia il gioco sul fronte di sinistra per Walter Samuel, Chivu sulla sua laterale, palla buona per Christian che scambia con Balotelli, fallo di Motta ai suoi danni, calcio di punizione, ha preso una tacchettata da dietro Mario, cambia il difensore ma non cambia l'atteggiamento nei confronti di Balotelli, protegge palla, gli arrivano sulle caviglie dandogli dei calcioni, adesso lo aiuta a rialzarsi Thiago, calcio di punizione per noi, eccola qua la, il calcio di Marco Motta ai suoi danni, calcio di punizione battuto con il Cuccio che gioca il pallone sul laterale destra per Maicon, c'è Actor Studio che lo va a disturbare, palla che viene giocata da Eto'o,
il tocco all'indietro per Maicon per Cambiasso, palla dentro per Eto'o, all'indietro Maicon e Zanetti sulla sfera, ancora Cambiasso, di prima per Eto'o, ancora per Ikuciu, palla per Thiago, Inter che va in palleggio gestendo questa sfera, ancora Zanetti, Pupi che controlla, cambia tutto, adesso mi sembra che con l'ingresso di Menez siano cambiate le posizioni, Zanetti fa il terzino e Maicon è avanzato, ha voluto mettere, intanto Mario si beve nettamente Motta, può andarsene, c'è l'intervento di Mexes in vantaggio, Milito, palla larga per Eto'o, arriva Maicon in sovrapposizione dalla destra, il Leone carica al destro, palla in tribuna, va bene lo stesso ragazzi, va bene lo stesso, va bene lo stesso, 18 minuti nel corso della ripresa, Inter in vantaggio per una rete a zero, con l'ingresso di Menez, intanto c'è un fallo di Vucinic, l'arbitro dice che va tutto bene, la rimessa con le mani non c'è, c'è adesso per l'intervento del capitano, rimane un pochettino più basso e comunque lo va a prendere in prima battuta, cerca di andarlo a prendere il capitano con Maicon molto vicini, cercano di non lasciarlo troppo da solo, palla che viene giocata in avanti su Taddei, si deve girare, dall'indietro per Perrotta, Perrotta si ferma e trova nello spazio il movimento senza palla di De Rossi, attenzione a Rise che chiama la palla sulla sinistra, De Rossi invece cambia sul lato destro per Motta che la mette in mezzo, Cambiasso allontana questo pallone di prima intenzione troppo largo perché ci possa arrivare il principe Milito e recupera la palla Philippe Mexès, graziato nel corso del primo tempo per una serie di colpi ai danni di Materazzi, Totti attenzione, mette in movimento Taddei, Taddei con Totti alle sue spalle, giostra questo pallone all'indietro su Marco Motta, Motta alza il destro, non crossa, serve Menez, Menez prova a partire con un'azione personale, cerca di guadagnare il fondo, lo guadagna, il cross arretrato, c'è il corner per i padroni di casa, corner numero 3 della gara, dalla bandierina di destra ci va proprio il francese Menez, quarta presenza in Coppa Italia, parte la traiettoria, la testa del capitano con Balotelli che si sta allacciando una scarpa e continuano a giocare, ha ripreso la sua posizione Mario, palla rimessa in gioco con Menez che cerca il numero sullo stretto, palla dentro, la chiusura di Cambiasso ed è ancora corner secondo l'assistente di Liberatore, ancora corner per la Roma con Marco Motta che rientra nei ranghi e Menez che va alla bandierina di destra, anzi è Taddei che va alla bandierina di destra per mettere il pallone dentro l'area di rigore, parte la rincorsa di Taddei, palla sul primo palo, allontana il principe mentre c'è Thiago Motta che ha preso un colpo al corpo e sta dolorando, si è caduto a terra ma si rialza, parte in dribbling per Rotta, in mezzo a due nerazzurri, lo insegue Eto'o, Balotelli al disturbo, il tocco all'indietro per Marco Motta che alza la testa e cambia tutto sulla laterale sinistra per Menez, Cambiasso intercetta, si beve il francese con una finta, Totti lo va a disturbare, palla giocata in avanti, imprecisa, recupera Rise, attenzione che siamo sbilanciati da questo lato e allora è Menez che recupera palla, chiamano due con Vucinic, Vucinic parte in dribbling, carica al destro dalla distanza, il tiro rimpallato dal corpo di Wally, Balotelli, possiamo provare a ripartire con Kivu che va in sovrapposizione sulla sua sinistra, allunga la gamba Mario, scarica su Kivu che può toccare all'indietro per Eto'o, per Thiago, sceglie l'opzione 2, Thiago Motta, c'è Eto'o poco distante, palla ancora per Kivu che prende un calcione, poi si riparte ancora con la palla che viene giocata da Walter Samuel, servito dal capitano Cambiasso, palla giocata sporca, recupera però il pallone Thiago Motta, può avanzare, cambia per Eto'o, ancora Thiago, sulla destra c'è Maicon, il pallone che viene giocato su Milito, larghissimo Balotelli, eccolo che viene servito, lungo la linea dell'out, lo vanno a prendere in due, Taddei e Motta, palla giocata ancora su Thiago che prova ad avanzare, inseguito da Totti, attenzione che cerca di commettere fallo, resiste Thiago, poi Kivu, poi Cambiasso, Roma che si abbassa a difendere su questo attacco dell'Inter, palla che viene giocata su Maicon, scambiano lui e Pupi, attenzione al movimento di Milito che chiama la palla dietro la linea dei difensori, prova ad andare da solo il colosso, Rise lo chiude in out, rimessa con le mani per noi, con Maicon che se ne può incaricare servendo Eto'o, lo insegue Perrotta, attenzione Eto'o, arriva al limite dell'area, allarga per Balotelli, vertice di sinistra, controlla male, deve tornare indietro, carica un destro dalla distanza con la palla che va in tribuna, ha tentato un tiro improbabile Mario e si ripartirà con il calcio di rinvio affidato a Giulio Sergio con Maicon che ritorna sulla linea dei quattro, è stato un momento in cui
il capitano era rimasto lui un pochettino in posizione più bassa. C'è un retropassaggio di Balotelli con Materazzi che sciabola via questa sfera recuperata al cerchio di centrocampo da Juan. Avanza la Roma con il brasiliano, c'è fuorigioco di Vucinic sbandierato là in fondo dal signor Luca Maggiani, scusatemi, dal di liberatore. Si riparte con un calcio di punizione, calcio di punizione in favore dei nostri ragazzi, netta la posizione irregolare di Mirko Vucinic, molto più difficile da vedere quella che ha fermato Milito, nato poi in gol nel corso del primo tempo. C'è il rilancio di Giulio Cesar che vuole mettere il pallone nella zona di Milito, se la gioca con Juan che ha la meglio. Menez attaccato da Tergo dal capitano De Rossi, ancora Pupi al disturbo, si rifugia all'indietro per Mexès. Mexès lancia in avanti per il connazionale Menez che mette palla a terra ma deve tornare verso la sua area di rigore per controllare questa sfera. Adesso se ne va sulla destra, sulla sua laterale c'è Marco Motta, viene servito ancora il francese, è entrato al posto di Luca Toni che cambia tutto sulla sinistra per Rise. Buono il controllo, cerca di andare al cross, c'è Maicon, il tocco all'indietro per Perrotta che carica al destro dalla distanza, è chiuso, ci prova, chiama l'1-2, palla che filtra ma non c'è nessun giocatore della Roma che attacca la profondità, recupera facile Giulione. Quando ci avviciniamo alla mezz'ora del secondo tempo con i ragazzi in vantaggio per 1-0, il gol lo ricordiamo, quello segnato dal principe Milito al minuto 39 nel corso del primo tempo. Avanziamo con Maicon sul binario di destra, Milito si fa vedere facendo il movimento a virgola, palla per il capitano, ancora Maicon, Milito poco distante, palla dentro per Eto'o, Rise con la punta riesce a toccare via il pallone che recupera Marco Motta sul fronte di destra, scambia con Taddei, l'1-2 centralmente, Motta prova la percussione, scambia con Totti, ancora per il giovane cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, pallone rimpallato via da Marco Materazzi, recuperato centralmente da De Rossi che allarga per Taddei, lo attacca Tiagone, palla all'indietro sul colpo di punta di Tiago Motta, Giulio Sergio che recupera e riparte ancora la Roma con Juan, palla giocata da Mexès per Perrotta. Perrotta cambia tutto sulla laterale destra dove il pallone viene messo giù dentro, regolare da Taddei, palla per Totti, attenzione, chiama l'1-2 con Vucinic, prova ad andare da solo, si guadagna un calcio di punizione per il fallo fischiato a Pupi ai danni di Mirko Vucinic. Calcio di punizione molto pericoloso, vedete che c'è la gamba del capitano, Vucinic aveva cercato di passare proprio in quella zona tra Samuel e Zanetti e c'è un calcio di punizione esattamente alla mezz'ora che Rise e Francesco Totti sono pronti ad andare a battere. Il sinistro per il norvegese arrivato due stagioni or sono dal Liverpool, il destro di Totti, siamo ai 25 metri, posizione pericolosissima. Ci sarà il tiro di Rise con Totti che toccherà la palla per il norvegese, quindi bisogna uscire veloci e mettere il corpo per rimpallare. Chiede Totti il rispetto della distanza da parte dei nostri, vanno a fare blocco davanti ai nostri per non far uscire nessuno. Rizzoli ferma tutto, invita i nerazzurri a stare in barriera e a non muoversi prima del tocco. La distanza è quella giusta, c'è il blocco di Taddei e Perrotta che non vogliono far muovere i nostri. Attenzione, Zanetti esce da questo blocco, parte Rise, il suo tiro, brrr, tribuna, ma brrr per dire qualcosa, perché non potevamo esaltare il gesto tecnico, quindi abbiamo citato la targa di Brindisi per questo tiro svirgolato di Rise, pronto a rilanciare, mentre Mourinho ha qualcosa da dire al signor Romeo, stanno facendo della dialettica, sorride il direttore d'orchestra. Allora si riparte con il rilancio mentre si continua a scaldare il solo sulle Muntari, palla lunga, colpo di testa di Actor Studio, il colpo di tacco di Juan rimpallato dal corpo di Milito, in out, rimessa per la Roma con Rise, Rise all'indietro per Mexès, il francese controlla il pallone, cerca il lancio in avanti a cercare Vucinic che protegge con il petto, il capitano sempre lui gli porta via la sfera, esce, palla al piede, l'arbitro gli fischia fallo offensivo, fischia un fallo al capitano quando invece mi sembrava che l'avesse subita l'irregolarità Pupi. Calcio di punizione già battuto da Menez per il tocco di De Rossi, largo sulla destra per Motta che prova ad andare al cross, Chivu gli tocca via il pallone, Balotelli contro Taddei, lo anticipa, bravo, Cambiasso all'indietro per Christian, attaccato ancora da Taddei, lancio lungo in corsia per Milito, fallo ai danni del principe commesso da Philippe Mexès, c'è calcio di punizione in nostro favore per il fallo del francese. Calma, 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 vedete che lo spinge
e quindi c'è il calcio di punizione, mentre la panca nerazzurra è in ebollizione con il signor Romeo. Non so che cosa stiano, di cosa stiano discutendo. Ricordiamo che è stato espulso e allontanato dalla panchina Lele Oriali. C'è il calcio di punizione che batte Chivu cercando Balotelli, il colpo di testa di Motta con la palla che va in out è rimessa a nostro favore. No, perché l'arbitro fischia un'irregolarità a Mario al minuto 33. Calcio di punizione per la difesa della Roma che batte Mexes, servendo Juan, allarga sulla sinistra per Rise, controlla il norvegese, tocca il pallone centralmente per Perrotta, che ricordiamo ha preso il posto di Pizzarro nella posizione in campo dopo che Pizzarro è stato sostituito da Totti. Palla recuperata da Cambiasso, poi un doppio rimpallo con De Rossi, palla che schizza nella zona in cui recupera Marco Motta. Taddei, attenzione che è il momento di Muntari che viene richiamato, palla larga sulla destra, può andare al cross la Roma, palla al centro per Vucinic, a testa di Materazzi, Rise arriva in anticipo, carica un sinistro con i pugnoni, Giulio con la palla che va in calcio d'angolo, sì, perché va al di qua della bandierina, e c'è il quinto corner per la Roma. Applaude il pubblico di casa. Corner dalla bandierina di destra con tutta l'Inter in area, palla dentro, attenzione la mischia, allontana molto bene Milito, palla che si impenna, Balotelli se la va a giocare con Motta, Mario cerca di gestire questo pallone, se ne va in mezzo a due, attenzione Mario che se ne va, attenzione Mario, lo chiudono in tre, poi cade a terra, l'arbitro dal calcio di punizione, 3 contro 1, Actor Studio va a protestare, ma mi sembra abbastanza evidente, ha fatto un numero qua su Marco Motta con questo controllo, vedete che con la punta lo salta, salta anche Perrotta, se ne va in mezzo a due in bello stile, poi viene triplicato e messo giù, e c'è quindi il calcio di punizione che adesso possiamo andare a battere lungo la laterale di sinistra con il pallone che Thiago Motta tocca in avanti per Milito, anticipato, riparte quindi la formazione giallorossa centralmente con Perrotta, Perrotta in avanti per Menez, Totti viene basso a prendere la sfera, scambia ancora con il francese e Menez a tutto campo, avanza, lo va a prendere prima di tutto Cambiasso, palla dentro per Vucinic, anticipato da Wally, palla recuperata, controllano un fallo di mano, dice di no l'arbitro, palla al limite, attenzione ancora a Menez, Cambiasso che rimpalla, di tacco Taddei, si butta in area, Actor Studio, ladies and gentlemen! Actor Studio, ladies and gentlemen, vediamo se gli diamo una simulazione. La rimessa è nostra però, dice Zanetti, la vogliono battere loro la rimessa, rivediamo il colpo di tacco, è da simulazione, ma d'altra parte se io lo sto chiamando Actor Studio da inizio partita un motivo c'è, sempre l'uomo, d'altra parte qua c'è Fregene che è vicino, I tuffi si fanno un po' anche già in questa stagione. Con le mani Cristian Chivu, forza ragazzi, resistere ai simulatori. Menez si porta la palla in out, è rimessa per noi questa volta, forza ragazzi. Intanto stiamo cercando di comunicare con la zona spogliatoi per avere notizie sulle condizioni sia di Wesley che di Van Cordoba. Tanto Ettore recupera un buon pallone a centrocampo, si libera del raddoppio di due giallorossi, palla per il capitano che apre per Maicon, a campo sulla destra, Rise lo va a disturbare, Maicon aspetta il movimento di Ettore e gli mette un pallone in lungo linea, Juan lo va a chiudere, Ettore cerca di saltarlo, Juan butta, cerca di buttare a terra Ettore, in realtà mette il pallone in out e sullo slancio va a colpire il signor Maggiani, che se l'è vista brutta, poi chiede scusa, si sorride. Palla che viene giocata con un pallone che Mario perde su Menez, Totti, la ripartenza della Roma sulla destra affidata a Marco Motta, attenzione da quella parte c'è pericolo con Chivu, attenzione Cambiasso, sempre lui, un rimpallo, favorisce Vucinic, il suo tiro è fuori, ma guardate, su un rimpallo è arrivato un assist a Mirko Vucinic, su un rimpallo al minuto 37, rivediamo questa azione, vedete Cambiasso e quindi non può neanche dire che c'è fuorigioco perché il tocco finale lo fa, e no, non è un rimpallo, è una palla dentro e allora c'era fuorigioco però, io ho pensato al rimpallo ma deve essere quello che hanno pensato anche la terna arbitrale perché non hanno sbandierato. Balotelli, adesso c'è lui a destra, prova a partire ed andare all'uno contro uno, messo giù, ma come no?
ma come no, Totti recupera, attenzione, la percussione di Taddei, interviene Chivu con Milito che ruba palla, poi Chivu all'indietro per Walter Samuel che ribatte lungo questo pallone, Mario che sta parlando con l'assistente, mi è sembrato evidente il fallo di Perrotta ai suoi danni, adesso c'è Milito a sinistra, Balotelli a destra, ma è il momento di montare, ricordiamo che Balotelli l'abbiamo visto fermarsi un paio di volte per crampi, palla che viene giocata larga sulla destra per Taddei, uno contro uno con Chivu, lo chiude, palla fuori, Motta cerca di caricare il destro, scambia con Taddei, con il sinistro può metterla in mezzo, tocca per Totti, Totti per Motta, Marco Motta, quello della Roma, cross al centro, Wolli allontana, spiattonando via questo pallone che Milito prova ad andare a gestire, controllo impreciso. Palla che va in out, con le mani la Roma immediatamente rimette in gioco, eccolo qua sulle Muntari pronto ad entrare in campo, palla che viene giocata all'indietro per De Rossi, cerchio di centrocampo, De Rossi gioca il pallone per Vucinic che viene ai 35 metri a prendere palla, prova a partire con un'azione personale, vuole guadagnarsi il fallo e se lo guadagna, e se lo guadagna il calcio di punizione, parte palla al piede Vucinic. E quando parte palla al piede il fallo lo commette Balotelli, vedete che come mette il braccio lui si lascia andare, mestiere, il contatto c'è e qui c'è una punizione pericolosissima adesso in favore dei padroni di casa quando mancano 6 minuti più il recupero alla fine della partita con il parziale di Inter 1 Roma 0 per il gol di Diego Milito. Chiama la distanza della barriera, José Mourinho sta dicendo di fare attenzione alla respinta corta anche. Ci proverà Totti con un tiro di potenza su tocco di Vucinic, cercherà la rasoiata forte, il fendente è uno dei suoi colpi. Parte Totti, il suo destro, il tiro rimpallato, palla ancora per Vucinic, attenzione, cerca di andare dentro dalla sinistra, lo chiudono, lo portiamo fuori, palla di Risi al limite, pericolo, attenzione Totti, palla filtrante, Materazzi che allontana, poi Cambiasso, usciamo palla al piede, proviamo a ripartire, viene inseguito il Cucciu, palla giocata su Milito, Milito rallenta l'azione, si fa attaccare e mette in movimento Samuel Eto'o che può servire per Balotelli, controlla, fallo ai danni di Eto'o da parte di Perrotta. Balotelli mette il pallone al centro per Thiago Motta, parte con un'azione personale, messo giù da Tergo, dall'intervento di Taddei, c'è un calcio di punizione, Taddei fa finta di aver preso un colpo in faccia per non prendersi un cartellino giallo, per non prendersi un cartellino giallo, per non prendersi il giallo per il fallo da dietro, dovrebbe uscire Mario e entrare Muntari, questo penso che sia la mossa che farà José Mourinho. Vediamo se così è, qua c'è un calcio di punizione, però magari siamo molto lontani per far tirare Mario da lì però. Vediamo qual è la scelta, intanto ancora scintille tra Thiago Motta e un giocatore della Roma che penso sia Vucinic. Calcio di punizione che non si può andare a battere perché continuano a discutere e là è Rizzoli, adesso si prende il pallone e dice se ve ne andate facciamo battere la punizione. Ah, è Totti che è andato a fare delle scene a Thiago Motta, allora ce l'aveva con lui. Calcio di punizione che è pronto a battere Balotelli, quindi il cambio, se sarà poi Mario a dover lasciare il campo, sarà successivo perché Muntari rimane lì. Ammonito Balotelli, è pronto a battere questo calcio di punizione, attenzione, parte Mario, il suo tiro è rimpallato, Thiago Motta, intanto nel replay si è visto, intanto ancora un brutto fallo ai danni di Thiago Motta, qua l'arbitro dà vantaggio, ancora un altro brutto fallo ai danni dei nostri, intanto è iniziato a piovere a dirotto a Roma, calcio di punizione, vieni qua gli dice l'entrata di Taddei che alza la gamba per sgambettare Thiago Motta, ma perché non gli dà un giallo? Questo è un fallo d'ammonizione, guarda, alza la gamba cercando di prenderlo e lo manca. Questo è da giallo, si temporeggia sul cambio in casa Inter. Dicevamo che prima quando era a terra Totti è andato a dare un calcetto in testa a Thiago Motta. Calcio di punizione battuto con Mario che prova la percussione personale sulla sinistra, cerca di guadagnare il fondo, prova a passare in mezzo a tre, messo giù, punizione, cartellino in mano e ammonizione per Totti che è espulso. Nervosino questo qua, espulso Francesco Totti, penso rosso diretto,
penso rosso diretto, non è doppio giallo, al minuto 43 della ripresa è rosso diretto. Guardiamolo, guardiamolo Balotelli che se ne va in mezzo a due, lui passa, gli dà un calcione, vergogna, e lascia il campo Francesco Totti. Guarda con che rabbia gli ha dato il calcio, guarda con che rabbia, con che cattiveria, un calcio sul polpaccio. Questo è proprio, e questi sono proprio i messaggi delle radio romane che dicevano spaccategli le gambe, e il capitano ha cercato di fare un gesto cattivissimo nei confronti di un altro giocatore, dando con tanta rabbia, come se tirasse una punizione, un calcio su sulla gamba di Balotelli. Calcio di punizione per noi, parte il tiro e la palla va a fondo campo direttamente, quindi non c'è il corner, non ci sono deviazioni. Io guardo il cronometro, forse c'è il rilancio di Giulio Sergio, Roma in 10, manca un minuto più il recupero, 1-0 per noi, palla recuperata da Rise, pallone in avanti per Menez, forza ragazzi, all'indietro, Roma in 10 per l'espulsione di Totti per un gesto bruttissimo nei confronti di Balotelli. Juan, palla giocata su Mexes, manca un minuto più il recupero, vedremo quanto darà Rizzoli di recupero, palla che viene giocata da Mexes che può avanzare, mette in avanti al limite per la giocata di De Rossi, attenzione il pallone filtrante, colpo di testa di Chivu, palla vagante, ancora Menez, cerca di andare al cross, finta contro finta, palla che filtra Giulione, evita il corner, calma ragazzi. Calma ragazzi, calma ragazzi, calma ragazzi, c'è qua Monzani, calmo lui. Rivediamo, guardate che questo è da 4 giornate, un gesto del genere. Attenzione Maicon che prova ad andarsi in un'azione personale, palla dentro per Samuel Eto'o, scarica all'indietro per Cambiasso, Muntari è tornato a sedersi, palla che viene giocata da Mario, uno prova a ripartire, mezzo a due, messo ancora giù, messo ancora giù, messo ancora giù Balotelli, ancora un calcione per Mario, mentre Romeo, il fallo di Perrotta, il fallo di Perrotta già ammonito, il fallo di Perrotta già ammonito, 3 minuti di recupero dice Romeo, fallo di Perrotta già ammonito, fallo di Perrotta già ammonito, grande prestazione di Mario che ha resistito anche a un momento di difficoltà fisica, l'abbiamo visto fermarsi, fare dello stretching, avere, accusare dei crampi. Palla di Thiago dentro, il rilancio, 3 di recupero, forza ragazzi, sono iniziati i primi 30 secondi, palla che va in out, la rimessa con le mani a favore dei nostri però, quindi la Roma voleva batterlo ma se ne deve incaricare Cristian Chivu, e il popolo nerazzurro alla nostra sinistra sta esultando. Palla che viene giocata, il principe la gioca all'indietro per il capitano che di testa fa correre la sfera per Maicon, adesso mancano 2 minuti. Mentre il quarto uomo invita la panchina nerazzurra a rimanere seduti, a rimanere calmi, a rimanere calmi. No, vuole Muntari, vuole fare il cambio, vuole fare il cambio, c'è un po' di confusione. Allora ferma il gioco anche Rizzoli. Che cosa hanno visto? Hanno visto qualcosa che non funziona. Muntari, c'è un cambio da fare ma c'è della confusione. Palla che viene recuperata da Thiago Motta, intanto torniamo a giocare, torniamo con le immagini in cronaca mentre noi stiamo guardando, attenzione una palla persa recuperata da Chivu che viene attaccato, resiste anche all'irregolarità da parte di Marco Motta, gioca centralmente la palla per Cambiasso, Cambiasso pieno d'erba per Maicon, il colosso controlla, la scarica su Puppi, Inter 11 contro 10 per espulsione di Francesco Totti, autore di un gesto bruttissimo. Palla fermata dall'intervento di De Rossi ai danni di Maicon, questi sono le cose che devono far vergognare del calcio, non quello che hanno raccontato e ci hanno raccontato. Tanto esce Balotelli, uno dei migliori in campo della nostra Inter, applausi da parte del popolo nerazzurro che saluta ed esalta Mario, protagonista di una grandissima partita, subentrato al 5° minuto per l'infortunio a Wesley Sneijder. E allora quando sono 47 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, Inter in vantaggio per 1-0 per il gol di Milito, ma esce uno dei grandi protagonisti della sfida. Bravo Mario che saluta i suoi tifosi che lo stanno applaudendo e va a prendersi l'abbraccio e l'applauso di José Mourinho. Milito tiene palla, la gioca all'indietro, mancano 30 secondi, poi sarà vittoria della Coppa Italia. Attenzione,
palla di Wally per il Cucciu, facciamo un po' di possesso palla come in allenamento, in pinetina, Tiago Motta, palla dentro, Munta gioca il pallone servito dal Principe, Principe ancora per Muntari, Muntari protegge, la dà all'indietro, Inter che tiene palla e deve fare questo possesso, ancora un brutto fallo ai danni di un nostro giocatore, e attenzione che vuole andare a reagire su Taddei, Tiago, attenzione che vuole andare a reagire su Taddei, Tiago Motta per l'ennesima irregolarità. Da ste parti dicono e non ce vonno sta, e non ce vonno sta, potremmo dirgliela in questa maniera, perché non ce vonno sta, non stanno accettando il verdetto del campo che sta dicendo che c'è una squadra più forte che sta vincendo per una rete a zero, giocando a calcio e non a calci. E allora guarda Maicon che dice sì, fate tifo, vi vogliamo sentire, panchina nerazzurra in piedi, Dechi si è tolto già la tuta, pronto a correre al centro del campo, guardo il cronometro, manca, sono passati i 3 minuti di recupero, aspettiamo solo il fischio del signor Rizzoli, Inter in vantaggio per una rete a zero, palla rimessa lunga per Muntari, colpo di testa, un pallone che rimane lì e l'Inter vince, è 1-0 e l'Inter vince la Team Cup, Inter batte Roma 1-0 e là c'è un'aggressione a Muntari, aggressione a Muntari, e là c'è un'aggressione a Muntari, e arriva Tiago Motta e gli arbitri a portare via tutti, l'Inter vince la Coppa Italia, l'Inter batte la Roma 1-0, l'Inter è più forte, l'Inter ha vinto con grande merito una partita in cui ha giocato a calcio e non a calci, una partita giocata a calcio e non a calci, Inter batte Roma 1-0, Inter batte Roma 1-0, il gol del Principe al minuto 39 del primo tempo, una grandissima festa nerazzurra, una grandissima prestazione della nostra Inter, il primo successo della stagione, era una finale, hanno giocato in casa loro, si sono messi anche l'inno e attenzione che finisce con una mischia, con una rissa, i tifosi entrano in campo, tifosi della Roma che entrano in campo, tifosi della Roma che entrano in campo, riportiamo tranquillità, riportiamo la calma, c'è da celebrare la squadra che vince la Coppa Italia, ci pensa De Rossi a portare via il tifoso che ha fatto invasione e che voleva andare ad aggredire i nostri giocatori. I nostri giocatori aggrediti anche dai tifosi che hanno scavalcato, ma la festa è tutta nerazzurra, la festa è tutta nerazzurra, l'Inter batte la Roma 1-0, l'Inter vince la Coppa Italia con il gol di Diego Milito e con una grandissima prestazione di tutti i nostri giocatori, è festa grande nel settore nerazzurro, è festa grande nel settore nerazzurro. I giocatori della Roma si defilano e devono accettare la sconfitta. Ha vinto la squadra che questa sera ha meritato di più. Festa grandi per Balotelli con Baresi che gli dice mettiti la maglietta. Tutti sotto la curva, tutti sotto la curva i nostri e tutti sotto la curva. Ed è giusto applaudire la squadra più forte che ha meritato di vincere la partita questa sera. Una grande prestazione contro una squadra che ha cercato più di colpire con i calci che con i tiri in porta. Complimenti per quello che hanno fatto nell'arco della stagione, ma questa sera non ci sentiamo di sottolineare come positiva la performance dei giocatori giallorossi. Uno su tutti, Francesco Totti, che si deve vergognare per quello che ha fatto a Balotelli con la cattiveria con cui è andato a dargli quel calcio nel finale di gara. E allora, Inter 1, Roma 0. Inter che alza il primo trofeo stagionale, l'Inter che ha eliminato il Livorno, la Juventus, la Fiorentina, solo vittorie per la nostra Inter in questa Team Cup, tutte vittorie compresa quella nella finale, bacia la medaglia José Mourinho ed è il momento, va a baciare anche la Coppa. E allora eccolo qua il capitano che è pronto, oh lo fanno tutti, oh lo fanno i giocatori, lo fa il pubblico nerazzurro sugli spalti, presidente pronto a consegnare la coppa di spalle e lo vediamo, Pupi che riceve la coppa e può alzare il trofeo al cielo, l'Inter vince la Coppa Italia, tripudio tricolore per i nostri ragazzi, autori di una grandissima prestazione, una vittoria assolutamente meritata, una grande stagione che ci porta a vivere un mese di maggio con tutte finali, la prima
era quella di questa sera e l'Inter l'ha vinta alla grande, con pieno merito, battendo la Roma per 1-0. Da Scarpini, dall'Olimpico, è tutto, è festa grande, e ora che sia festa grande per tutti anche a casa. Linea alla regia.